Un caloroso buonasera dalla cabina di commento ed eccoci qui in Brasile per quella che è la penultima serata della Formula 2, del Formula 2 Invitation Tournament. In cabina di commento questa sera a farvi compagnia c'è Marco Bruni, sottoscritto, e ovviamente in cabina di commento c'è Ernesto Coppola. Ciao Marco e buonasera a tutti. E poi salutiamo anche Andrea Badolato, che si Ciao occuperà ragazzi. anche. A questo punto, tra poco partirà il tentativo unico proprio in questo momento su quello che è l'autodromo José Carlos Pace, dedicato proprio al pilota che è stato, diciamo, ha corso in Formula 1, ma purtroppo è deceduto 13 giorni dopo il disastro di Cajelami nel 77. Proprio oggi che si festeggia anche, o più che si festeggia, va a commemorare proprio un momento che è stato forse uno dei momenti più tragici della storia della Formula 1 in Sudafrica, quando, diciamo, proprio uno dei commissari diciamo, attraversa la pista, e Tom Price che prese in pieno quel commissario facendolo, diciamo, prendendolo in pieno e uccidendolo. Purtroppo uno dei giorni più tragici, e 13 giorni dopo poi ovviamente la morte di José Carlos Pace. Mentre a questo punto sta finendo il giro qui sul circuito di Interlagos, si va alla Junção per poi andare all'Arquibancadas, ovvero l'ultima curva che si fa totalmente flat out, si arriva sul traguardo. Vediamo chi è il pilota che va a tagliare per primo il traguardo, chi fa il giro più veloce su questo tracciato. E qua è inquadrato Jay Sport, che con la sua Trident riesce a far siglare un 1.16.396 davanti a Di Legge, Alberto, Flaminio, Raffaele di Xema, Felix, Patrick, Overboost, poi Kaiser, Dedde, Lucaino, Dr. Long e Riali Rossi senza un giro, addirittura squalificato probabilmente per un taglio. Quindi impressioni, Ernesto, di questa qualifica? Si sapeva, cioè, visto gli altri risultati delle altre gare, era quello che si aspettava con J-Sport in forma con queste vetture. 73 millesimi a separare Jay Sport da Di Legge. Tra poco si spegneranno le luci per quella che sarà la future race di questo appuntamento in Brasile. Ovviamente questa sera poi ci sarà l'appuntamento in Messico. Due piste che si ambientano proprio nel continente americano. Adesso siamo in Brasile, proprio sulla pista di Interlagos, una pista che è stata modificata nel corso degli anni. Inizialmente si doveva realizzare un quartiere nuovo, solo che a causa, diciamo, della crisi del 29 ci furono dei problemi enormi, e di conseguenza venne realizzato poi quello che è il tracciato che tutti gli appassionati di Formula 1 conoscono. Quattro punti che verranno assegnati proprio a Jay Sport in questa qualifica, in realtà due, considerando il campionato, ma diciamo che c'è un po' quella che è una differenza di assegnazione del punteggio sia per la pole position sia per il giro veloce. Tra questo campionato ovviamente la Formula 2 reale, tant'è che diciamo questo stile di punteggio si adatta un pochettino a quello che era quello che si utilizzò dal 2005 al 2011, ovvero 2 punti per la pole position e 1 punto per il giro veloce, mentre ricordiamo che nella Formula 1 reale vengono assegnati 4 punti per la pole, mentre vengono assegnati 2 punti per il giro veloce, questo dal 2012. Tant'è che poi, vabbè, rimane sempre immutata la situazione nel 2021 con l'introduzione della seconda sprint race. Ci siamo dunque con il giro di formazione. Ernesto, cosa ne pensi di Interlagos? È un circuito molto tecnico, dove c'è il lungo rettilineo che porta dal Junção fino al rettilineo dei box, però per il resto c'è una zona molto tecnica, dove con queste vetture che soffrono tanto di sottosterzo sarà molto complicato. E poi devono gestire bene la trazione dalle curve lente. Altra problematica di queste vetture.
Sì, un tracciato che dispone di un rettilineo principale molto veloce, si va dal Giunsao fino all'Essido Senna con un lunghissimo rettilineo dove conta avere una buona resistenza all'avanzamento, poi andiamo nel misto con tantissime disconnessioni che devono proprio affrontare questi piloti, disconnessioni in cui conta tantissimo il telaio, conta tantissimo avere delle sospensioni non troppo rigide perché altrimenti si tende a perdere il controllo della vettura, quindi bisogna anche stare bene le sospensioni, settare bene anche le barre, anche in vista in uscita dalle varie curve, in special modo dalla Giunsao. Adesso arriva J-Sport che va a concludere le danze di questo giro di formazione per poi schierare la sua vettura, proprio la sua Trident in pole position, seguito poi da Di Leggio con la sua MP Motorsport a occupare proprio la prima fila su quello che è il circuito di Interlagos. Ci siamo con tutti i piloti che vanno a comporre lo schieramento. L'ultimo pilota che purtroppo non è riuscito a farsi dare un giro, Riali Rossi, che partirà invece dall'ultima posizione. Riali Rossi, che comunque ci ha sempre abituato a ottime prestazioni in questo campionato di Formula 2, in questo Invitational Tournament. Ci siamo, ecco, con l'accensione che arriverà tra pochissimo per il via. Ecco le luci che si accendono, boato del pubblico, romba di motori con i mechachrome che suonano molto forte. Adesso si spengono le luci, arriva lo sciame subito di piloti verso curva 1 con l'ottimo spunto da parte di J-Sport, che riesce a dare veramente un ottimo strappo. Partito veramente molta fionda il pilota della Trident, che adesso va a raccordare bene quelle che sono le prime curve. Dietro invece direi che non ci sono particolari contatti, tutto regolare, tutto lineare in questo momento. Dietro c'è anche Alberto, che ha fatto a quanto pare un'ottima partenza. Alberto che si è issato in seconda posizione, soffiando il secondo posto a Di Legge. Quindi ottimo lavoro da parte di Alberto. E impressioni su questa partenza, Ernesto, che comunque è stata abbastanza lineare come start. Sì, l'ho guardato dalle retrovie, sono stato sull'onboard di Hiroshi e non ho visto nessun contatto. Qualcuno è partito a rilento, però ho tommato buona come partenza. Tra l'altro, ti volevo segnalare che tutti i piloti hanno scelto di montare la media, ad eccezione di Overboost, che monta la Che soft. Fleming. Attenzione intanto a Flemin, che adesso si ritrova side by side con Rafa Ilex. Sono proprio all'Archibancadas e quindi si anima già subito questa prima parte di gara. È una prima parte di gara che prevede una sosta obbligatoria. Nel frattempo Flemin, che adesso va sulla traiettoria interna, consapevole comunque di un ottimo guadagno di metri, prendendosi così la posizione, continua la lotta comunque con Raffo Ilex, che adesso dispone della traiettoria interna alla curva del Sol, e adesso veramente è un bellissimo side by side dietro Di Legge, che invece, no, qua, scusate, ma Di Legge davanti, dietro proprio Raffo Si è Ilex, che girato. Dedde si è Dedde. girato, testa coda, finisce sul prato. Il pilota sì, finisce proprio sul prato adesso adesso ha ripreso la marcia. Dedde comunque un errore che potrebbe essere abbastanza frequente in uscita dalla Decidono Lago, dove la macchina si può scomporre abbastanza facilmente. Nel frattempo Alberto, che vuole andare a caccia di J-Sport, autore di un'ottima partenza, al momento autore di un'ottima prima fase di gara, pronti via subito proprio a cercare di scappare via, ma sicuramente Alberto non glielo permette e cerca subito di avvicinarsi proprio al pilota Trident. Intanto la battaglia tra Raffo Idex e Flaminio mi ha fatto perdere 2 secondi da Ema Fenix. Hanno fatto perdere un po' il momentum rispetto al gruppo davanti. Flamini, che adesso vuole ritentare l'attacco mentre Rafa Ilex va abbastanza profondo in uscita, anzi in ingresso di curva 1. Flamini infatti ha impostato un'ottima uscita dalla curva del Sole, adesso potrebbe anche disporre della scia, va ad assorbire tutta la scia del pilota Prema. E intanto davanti Ema Fenix va dentro in ingresso della Decidono Lago, mentre c'è lotta anche
con Fleming che tenta l'attacco nei confronti di Rafa Idex. Sono a ruota a ruota verso la ferradura, dove è molto difficile restare affiancati. Fleming all'esterno, attenzione perché tiene giù proprio il pilota Hart alla fine, con anche Rafa Idex che non gli permette il sorpasso all'esterno, e adesso si ritrovano con le ruote attaccate. Adesso Fleming è consapevole della traiettoria interna, adesso cerca di sfruttare il vantaggio, ma alla fine esce molto forte Rafa Idex per difendere ancora una volta la posizione. Che partenza, o meglio che terzo giro in questo momento, che lotta tra Rafa Idex e Fleming. E intanto Hiroshi ha sorpassato Patrick Campana proprio a curva 3. Hiroshi che sta cercando la rimonta, esattamente, partito dall'ultima posizione, ora si sta avvicinando proprio a Overboost per quanto riguarda il settimo posto, però adesso è ingaggiato da Patrick Campana, che comunque cerca di rimanere lì davanti. Attenzione, davanti, attenzione, lotta con Overboost. Flamin che rimane all'esterno, Flaminio ottima difesa, anche con una mescola di svantaggio nei confronti di Overboost, che invece ha una gomma rossa, e adesso è uscita molto forte Overboost, cerca di sfruttare al meglio una gomma che permette un po' più di grip e permette anche un po' più di trazione. Adesso va l'ingresso della discesa del lago, ma purtroppo non riesce a portare a casa il sorpasso. Mentre qua c'è Dr. Long in lotta con Lucaino, lotta per il decimo posto, mentre ricordiamo ovviamente che l'assegnazione dei punti si dà proprio dal decimo posto nella Future Race, mentre ricordiamo invece nella Sprint Race si danno fino all'ottavo. Poi ovviamente le prime otto posizioni della Future Race verranno invertiti in vista poi della seconda gara della Sprint Race, quindi chi arriva ottavo partirà dalla pole nella Sprint, invece chi arriverà primo nella Future dovrà partire in ottava posizione nella Sprint Race, mentre chi parte nono partirà comunque in una posizione, così via. Quindi diciamo questo anche un po' per aumentare lo spettacolo. Errore di credo Lucaino. Oh, incidente! Incidente proprio. Sì. È un tratto anche abbastanza atipico, devo dire. Hanno perso la macchina in trazione entrambi. Sì. Solo che Lucaino è andato verso la zona lago, e invece Dr. Long è andato a muro. Infatti rientra nei box. Sì, rientra nei box. Danni all'alla abbastanza pesanti che possono veramente compromettere l'andatura del ritmo di gara. Dietro intanto Real Hiroshi sempre più vicino a Overboost, che non riesce forse a far fruttare bene le sue gomme rosse in questo momento, forse a causa del traffico. E diciamo il che è anche molto. Sta raggiungendo di legge. Sì. Attenzione anche in casa prema, lotta in casa prema, quanto pare. No, scusate, perché Rafa Idex non è in casa prema, vi chiedo scusa. No, Rafa Idex è prema e di legge Univirtuosi. Univirtuosi, sì, mi confondono i colori delle i colori mi confondono, sì. Un pochettino. Sì, da Univirtuosi quest'anno ha una vettura gialla e una vettura rossa. Eh sì, esattamente. Mentre attenzione a Real Hiroshi, che ora è molto attaccato a Overboost, quindi va a prendere tutto lo slipstream nel rettilineo principale. Si propone l'ingresso di curva 1 con una staccata paurosa, senza toccare briglia il pilota della Campos, che riesce così a prendersi il sesto posto. Dietro c'è anche lotta con Rafa Idex e Patrick Campana, quasi un poker che si propone proprio nella decida do lago. Attenzione perché risponde Overboost all'interno proprio di Real Hiroshi. Bellissima lotta, sguainano le spade in maniera paurosa. Adesso si propone Rafa Idex, che cerca di fare uno switchback alla ferradura, ma non riesce a tentare il sorpasso proprio in una curva dove l'approccio è molto stretto, la carreggiata è molto stretta. Rafa Idex che quindi deve alzare il piede, e adesso potrebbero diventare in 5 a giocarsi il quinto posto, con Flaminio che ha perso un pochettino, o meglio non riesce forse a guadagnare abbastanza su di legge. Si ritrova in realtà a 1 secondo e 4, ma è Rafa Idex che gli ha fatto il buco, perché sbagliando prima era piombato a 2 secondi. Tanto di legge. Rafa Idex dentro. Rafa Idex dentro. Scusami, la Junsao ruotata, sì. Con proprio Overboost. Una spallata in uscita dall'ultima curva. Ancora spallata, ancora fianco contro fianco. Abbastanza spartana questa lotta tra questi due piloti.
Free Wide addirittura in ingresso di curva 1, non ha addirittura il DRS, ma alla fine Overboost che riesce ancora a difendere la posizione, mentre davanti addirittura Rilly Roche sta scappando via, Raffaidex e Patrick Campada che potrebbero riproporre una 3 wide anche in questo caso, come l'hanno fatto nella rettilinea principale, ma in questo caso proprio Patrick Campana a restare dietro, ruotata ancora di Raffaidex nei confronti di Overboost. Ma che lotta stiamo vivendo per il settimo posto! Sì, ma con le F2 sempre dalla prima all'ultima posizione ci sono lotte. Assolutamente, sia nella Formula 2 reale che comunque propone sempre belle lotte, ma anche comunque nella Formula 2 virtuale stiamo vedendo tanto spettacolo da seguire veramente con i popcorn. Ma diciamo anche una cosa, la Formula 2 non l'abbiamo mai vista nella realtà in Brasile, quindi rimane sempre un po' una curiosità, una bella curiosità, diciamo proprio in questo caso questo campionato che propone anche la pista di Interlagos, così come anche quella di Messico, quella del Messico, quella delle Hermanos Rodriguez, mentre G-Sport viene sopravanzata da Alberto che passa primo e va a conquistarsi la leadership di questa gara, con G-Sport che forse adesso si accoda proprio il pilota Trident, anche lotta dietro con Overboost che rientra in box, gomma rossa che è crollata. Sosta, e ci sono 3 secondi di penalità per Di Legge e 3 secondi per Kaisermatt. Sì, 3 secondi da segnalare per Di Legge, 3 secondi per Kaiser. Di Legge che in questo momento si ritroverebbe dietro in ottava posizione. Ovviamente faremo il computo delle penalità verso fine gara, ma un Di Legge che si ritrova un po' con un sassolino nella scarpa. Sappiamo che il gioco è molto severo con i tagli, magari la gomma non ha giocato a suo favore, la gomma fredda e la gomma più dura, quindi deve stare un po' attento adesso. Raffaidex, errore per Raffaidex che si gira ancora e finisce sul prato, addirittura va una Formula 2 che sembra diventata quasi ingovernabile per lui. Raffaidex che viene relegato in decima posizione, scampagnata, non la tira più via, andando a tagliare il prato. In questo momento dietro arriva Luca Inno che potrebbe soffiare il decimo posto. Sì, diciamo una macchina che potrebbe diventare ingovernabile nel momento in cui vai a prendere lo sporco. Addirittura c'è lotta qua adesso con Luca Inno che si propone all'esterno del pilota Prema. Adesso vediamo se riesce a concludere le pratiche alla curva del suolo. Lo fa assolutamente, mentre un'altra lotta che si propone addirittura per il quinto posto, con un Rilly Roche che sembra indiavolato e sembra addirittura raggiungere Flaminio per il quinto posto per la top 5. Rilly Roche che sta tenendo un passo molto interessante, al momento il pilota Campos sta girando in 18 alto, mentre Flaminio ha girato in l'ultima tornata, ha fatto 19-0, quindi Rilly Roche che gli ha tolto 3 decimi con la sua Campos che tra l'altro ricordiamo poi è stata presentata in onore poi proprio di Adrian Campos, una livrea del tutto modificata rispetto a quella che vediamo adesso, diciamo una tonalità utilizzata in occasione della prima stagione della scuderia di Campos del 98, quindi bianca e nera in poche parole, mentre adesso quella Campos che vedete è proprio arancione. Infatti adesso Rilly Roche va all'attacco di Flaminio, va a prendersi il quinto posto con Flaminio che non gli permette il sorpasso, ruotata con Rilly Roche che però cerca di tenere giù il piede. Ora la curva del sol, alla fine Flaminio va a difendere la quinta posizione. Veramente una bellissima lotta che stiamo vedendo, anche che stiamo vivendo. Flaminio adesso il DRS può difendersi con Rilly Roche che serpeggia nel posteriore della vettura di Flaminio, che intanto c'è una bandiera gialla, attenzione, proprio in curva 1. Attenzione, Alberto, 3 secondi per Alberto, con J-Sport che è attaccato a 1 secondo e 2 però è fuori zona di RS, con Alberto che sta dimostrando un po' più di superiorità nel passo al momento. Scoda tantissimo Rilly Roche nell'approccio al settore centrale, nel settore più tortuoso. Alberto che ha girato in 18-1 contro il 18-5 di J-Sport
in questa tornata. G-Sport fuori dalla zona di RS, con Alberto che cerca un po' di fare la lepre. Attenzione Flaminio che la perde in uscita da Jun Salt, ne approfitta quindi Rielly Roshi per prendersi il quinto posto, con Flaminio che ha perso il momentum per riattaccare. E a questo punto vediamo se Flaminio può tentare ancora una risposta. Sembra essere molto rapido sul rettilineo e va a riprendere tutta la scia di Rielly Roshi. Ha cercato di sopperire all'errore con un'ottima velocità di punta, quindi un assetto forse più scarico da parte di Flaminio. E adesso lotta che si ripropone nel stesso bar, nel rettilineo opposto. E hanno perso tanto, sono arrivati a 3 secondi e 8 di stacco da di legge. Sì, mentre lo stesso di legge si sta riavvicinando ad Emma Felix. Di legge che sta girando in questo momento sulle 18.6 contro le 18.5 però di Emma Felix. Diciamo Emma Felix nell'ultimo giro ha risposto a di legge, però di legge nei giri precedenti sembra essere stato un po' più veloce. Sì. Però comunque il distacco ammonta a un secondo e due, quindi un di legge che sicuramente è interessato alla posizione di Emma Felix. Lotta per il terzo posto, penalità che stanno cominciando a fioccare proprio verso metà gara, considerando anche curve molto molto difficili da interpretare come la S Senna, dove si può prendere molto facilmente il taglio. Nel mentre Lucaino esce dai box, va a montare gomma rossa, però sicuramente in questo momento sembra mi pare che sia doppiato, no in realtà non è doppiato ma per poco. Alberto appare dietro con G-Sport che comunque in questo giro Ma Felix box intanto sì? Seguito da Kaiselmatt. Ma Felix ai box, cambio gomme, un po' più lento rispetto a quello che vedete in Formula 1. Lecca lecca che va su e eccolo qui, Emma Felix che esce dai box. Sì, cambio gomme più lento perché abbiamo un solo meccanico per ruota, è consentito. Intanto qua hanno riscattato un mini spot, vedo. Proprio nella fase nel valzer dei pit stop, proprio nel momento in cui stanno facendo tutti la sosta, vediamo con sì, c'hanno la... sì comunque Hiroshi che dopo essersi preso il sorpasso su Flaminio, diciamo sta cercando di scappare via. Flaminio che rimane sempre comunque in zona di RS. Alberto rientra in box con una BWT che non so se ha creato qualche problema da Alberto. Tra l'altro Lucaino che si addirittura ritira i box, quindi un problema tecnico per il pilota rosa vestito. Tutti ai box. Adesso sì, abbiamo proprio la fase più calda in entrata pit lane, proprio anche una fase molto calda di strategia, con tutti che adesso vanno a montare una gomma più prestazionale, che comunque è considerata meno durevole, ma una gomma che regala molto più grip rispetto alla gomma gialla. Quindi gomma rossa che sicuramente può essere un ottimo... può regalare veramente un ottimo grip. Vedremo poi anche il giro veloce chi lo stabilirà, anche perché adesso con questa gomma e anche con l'auto che si scarica piano piano vedremo un abbassamento dei tempi abbastanza interessante, tra l'altro considerando anche la gommatura della pista. No, in realtà no, il mini spot non l'avevano riscattato, mi sembrava fosse comparso, ma in realtà è solo comparsa a me, quindi non è un mini spot che... Comunque, adesso abbiamo G-Sport che è rientrato ai box, di legge anche, con di legge, speeding, accelerazione in corsia box per di legge, che quindi si prende 5 secondi, così come anche Kaiser, che in realtà lui ha preso taglio in questo momento, quindi adesso veramente i tagli che stanno fioccando. Vediamo anche dove esce in questo momento, dove escono adesso tutti gli altri. Alberto che è adesso in curva 1, G-Sport che deve togliere il limitatore, l'ha tolto. Alberto che dovrebbe forse essere davanti, e di gran lunga, sì, di gran lunga alla curva do Sol si è preso anche un bel distacco nei confronti del pilota Trident, quindi adesso Alberto leader di questa gara con la sua Dams. Mentre arrivano le ultime soste con anche Patrick Campana che rientra ai box
E quindi a questo punto vediamo una situazione in cui Alberto ha guadagnato, io direi, oltre 2 secondi, Ernesto, Attenzione, nei confronti di dead su G-Sport. Patrick. Dead lotta, Dead all'esterno, dietro c'è anche Overboost che sta guardando un po' la situazione. Dead che si è preso al 7º posto e dietro proprio Overboost che con la gomma gialla adesso estremamente in temperatura, adesso direi a regime, in piena regime, adesso si ritrova comunque con... Deve fare un po' i conti proprio con Patrick Campana e Dede che l'hanno adesso sopravanzato. Vediamo se Verbus comunque con la Shell di Aries riesce a tenere il ritmo al momento dei due piloti per una gomma rossa che forse dovrebbe nel momento in cui rientra a regime provvedere veramente molto più forte. Intanto Overboost deve essere bravo a rimanere attaccato per i primi 3-4 giri. esattamente, e nel frattempo di legge che si ritrova sotto il secondo nei confronti di Emma Felix e quindi un'altra lotta da gustare per il terzo posto. Quindi di legge che in questo momento sembra avere le ali ai piedi e ora vuole assolutamente avvicinarsi a Emma Felix. Addirittura miglior primo settore per di legge che veramente sta spingendo tantissimo. Al momento il giro veloce che appartiene ad Alberto. Ora di legge che sembra francobollato quasi a Ema Felix, quindi può forse già tentare l'attacco nel lungo rettilineo. Sintomatico forse Ema Felix che è un po' più lento forse rispetto a di legge, sintomo comunque di una gomma leggermente più vecchia, comunque di 2 giri ma comunque leggermente più vecchia. La gomma nuova che dovrebbe favorire tantissimo di legge in questo momento. Mentre dietro direi che adesso abbiamo il classico tandem, il classico trenino. In questo momento una fase di studio per quasi ogni posizione. Intanto vediamo adesso di legge, però non sembra forse abbastanza attaccato per tentare l'attacco nei confronti di Ema Felix. E Alberto invece che sta veramente tenendo un ottimo ritmo, 3 secondi e mezzo davanti a J-Sport. Addirittura quindi una penalità che in questo momento non verrebbe neanche considerata, o meglio non avrebbe strascichi nella classifica finale in questo momento. Bisogna vedere se poi J-Sport riuscirà a dare la zampata tra pochissimo, con pochi giri che mancano ormai al termine di questa feature race, e poi vedremo una sprint race da gustare con i popcorn. Sport che sembra molto spigoloso nella sua guida, ma comunque una guida che cerca, diciamo, G-Sport che cerca comunque di dare tanto grip alle gomme, un po' come faceva Alonso in Renault nel 2004 e nel 2005, epoca ultimi anni dei 10 cilindri. Quindi sì, G-Sport che diciamo vede davanti un doppiato. Di Dottor Long. Che Attenzione a Dr. di Long, legge, dodicesimo. Attenzione di vicinissimo. legge, vicino, vicino, vicino. Attenzione di legge con Ema Felix che si mette al centropista. Sceglie la traiettoria esterna di legge. Vediamo la staccata perché poi avrà la traiettoria favorevole al richiamo a destra alla curva, la S d'Ossenna. Con di legge che riesce a prendersi il sorpasso e riesce a mettere le sue ruote davanti a quelle di Non è Ema Felix che. finita. Non è finita, non è finita, perché Ema Felix risponde, perché adesso il DRS è aperto e adesso si ritrova affiancato, vanno insieme alla staccata. Ema Felix che tira veramente una staccata poderosa all'interno e di legge che alla fine comunque cerca di tenere giù il piede, adesso la ferradura, è difficile rimanere affiancati in due qui, ci rimangono comunque affiancati, sono veramente bravissimi, ma alla fine Ema Felix sulla linea esterna ha tenuto la posizione, bravissima Ema Felix, comunque in una curva dove la careggiata è sicuramente stretta e rimanere affiancati, rimanere in two wide è molto difficile. È una curva che ti spinge verso l'esterno. Sono stati bravi a rispettarsi, a rispettare ognuno le proprie traiettorie. Hanno rispettato reciprocamente lo spazio, infatti molto bravi, bravissimi direi. Adesso di legge che vorrà sicuramente riprovarci. Ghiotto comunque di una terza posizione che potrebbe proiettare la fine gara. Comunque, diciamo un ottimo risultato proprio qui ad Interlagos. Ema Felix, stessa situazione di prima, va a proteggere l'interno. Tira la staccata assurda. Adesso
molto cattivo e prepotente. Ma Felix nel difendere il suo terzo posto di legge, che quindi deve rimandare il suo one shot nella retta opposta. Direi che di legge non ha voluto passare in curva 1. Attenzione, dove va? Attenzione, molto stretto il Pertugio in cui si è infilato di legge. Bellissimo il sorpasso che ha portato a termine. Bravissimo proprio di legge, pilota MP Sport, che alla fine ha si è posto il sorpasso. Ma attenzione, Emo Felix, non ci credo, sta tenendo giù il piede all'esterno della ferradura. Finisce però con tutte e quattro le ruote fuori dalla linea bianca, ma tiene sempre giù, e alla fine riprendersi il sorpasso. Veramente lotta maschia, veramente lotta tra due guerrieri, oserei dire, tra due conquistadores, visto che siamo in Brasile. Ma alla fine Emo Felix che sbaglia forse adesso l'uscita di legge, che però non ha una traiettoria favorevole, però grazie anche un po' al banking riesce a mettere le sue ruote ancora davanti. Vediamo adesso Ma Felix che lotta veramente assurda, ragazzi, che lotta veramente assurda. Hanno perso 2 secondi e mezzo sui Rioli Rossi. Adesso Rioli Rossi che potrebbe unirsi alla festa. Allora adesso Ma Felix ancora una volta a mettersi appaiato a di legge, che stacca ancora molto profondo, stacca ancora molto forte, ma non basta. E Ma Felix ancora davanti a di legge. Che lotta stiamo vivendo adesso ancora una volta nella retta opposta. Situazione di prima, Ma Felix protegge l'interno di legge, che quindi adesso si mette a circumnavigare proprio Ma Felix. Vediamo se adesso riesce a tenersi la posizione. Ancora una volta appaiati qui, ancora una volta appaiati nel rettilineo che porta la ferradura, con una lotta che sta continuando nei diversi giri. Ma Felix cerca di rifare l'impresa che ha fatto in precedenza, e adesso le tiene tutte e quattro le ruote dentro la pista, alla fine prendendosi il terzo posto, riprendendoselo come se fosse suo, come se fosse un oggetto di altissimo valore. Alla fine Ma Felix ancora davanti, switchback di legge che cerca di incrociare in staccata, ma Felix gli costruisce gli anticarro, e alla fine rimane terzo. Il Rally Rush adesso molto ghiotto, molto goloso di quel che è una terza posizione sicuramente da assistere. Attenzione di legge, non ci credo, no where to go per Rally Rush che lo travolge in uscita dal Giunsao. Di legge in testa a coda, collana danneggiata clamorosa, persa la vettura proprio in uscita dal Giunsao. E Rally Rush che sembra avere danni sì. Ultimo giro con Alberto adesso, che deve anche un po' essere protagonista dei nostri teleschermi, deve essere protagonista adesso del primo piano di quello che sta facendo, di quello che ha fatto ai box, di quello che è stato un undercut favoloso nei confronti di J-Sport. Quindi Alberto che adesso sta cementando la prima vittoria qui ad Interlagos, la prima gara, la Future Race qui a Interlagos, con la sua vettura. Veramente un ottimo lavoro da parte di Alberto, che si sta veramente comportando molto bene con la sua Dams. J-Sport che non è riuscita forse a concretizzare la sua pole position, si ritrova 4 decimi da Alberto, però sembra proprio che sia molto difficile adesso togliere 4 decimi. Adesso andiamo a celebrare proprio Alberto, che va ad approcciare le ultime curve. Eccolo qui, ora archibancata. Attenzione, non è così scontato. 3-1. Non è così scontato. J-Sport che forse la potrebbe giocare sulle ultime curve. Attenzione, ma adesso Alberto che arriva sull'ultima curva, arriva sul traguardo con Alberto che è il vincitore della Future Race qui in Brasile. Ottimo lavoro da parte di Alberto. J-Sport secondo a 176 millesimi, davvero. Attenzione, un nulla dietro. Hiroshi, Flamino, Dead e un fazzoletto. Mamma mia, arriva Dead anche, ma alla fine arriva Hiroshi che dovrebbe tenersi il quarto posto. Dead che dovrebbe prendersi la posizione nei confronti di Flaminio. Così è, si prende il quinto posto. Flaminio che ha preso anche una penalità. Campana, Overbus, di legge che conclude al nono posto. Kaiser invece che all'ultima sta arrivando in questo momento con la sua Uni Virtuosi, concludendo al decimo posto. Comunque è stata veramente una bellissima gara, Ernesto. Ah sì, indubbiamente molte battaglie come ci aspettavamo. E peccato per il testa coda di legge, perché volevo vedere un ultimo giro tra Ema Felix, legge e Hiroshi. Ero curioso di vedere cosa sarebbe successo. Sarei stato curioso anch'io, guarda, perché se non si fosse girato di legge potevamo assistere veramente un bellissimo finale per il podio. Magari un three-way alla checkered flag, però così non è stato. Di legge che
Forse è andato ad aggredire troppo i cordoli dell'ultima curva e alla fine si è ritrovato praticamente di traverso. Poi Hiroshi che si ritrovava con la traiettoria ostruita e che ha centrato in pieno proprio lui, proprio di Se legge. siete d'accordo, Tanto. potrebbe invitare i primi tre. Dopo, che adesso subito ripartono per Ah, la ok, sprint 3. libero, ok, libero. Comunque, Raffo Widex Alberto ha giro guadagnato la veloce. posizione sia su Di Leggio che su Kaisermat, perché non aveva penalità, o comunque aveva meno penalità dei due. Eh sì, ricordiamo anche la classifica con Topic Kestrel che questa sera, se non sbaglio, non c'è. No, è assente. Si ritrova leader del campionato a 169 punti, seguito poi da Real Hiroshi a 144. No, scusate, vi chiedo scusa. No, Real Hiroshi che in realtà è 199 punti. Sì. Real Hiroshi a 199 punti, Kestrel che è rimasto a 169. J-Sport 155 e poi abbiamo Alberto Fares che si ritrova Non so quarto se ai gara in 2 c'è Topping, c'è non credo, Topping, non onestamente, non credo mi ricordo onestamente, non mi esattamente. ricordo Anche più. perché lui è pilota Anche perché lui è fisso. pilota fisso. Vado a Sì. E controllare. invece Campos Racing che si ritrova a 203 punti in ottica costruttori, 203 punti contro i 181 della Dams che sicuramente ha sorriso nella Future Race e adesso vediamo chi sorride nella sprint, chi sorride in quella che è una gara già una Future che ha visto tante lotte, mi immagino la sprint che è comunque una gara dove bisogna dare il tutto per tutto, non bisogna pensare alla gomma e quindi c'è da divertirsi. La sprint è sempre battaglia perché i più veloci partiranno dietro e dovranno recuperare, quindi i giri saranno molti di meno. Se non sbaglio, sono 15 o 16. Forse anche, sì, 14, ecco. 14. 14 giri su questa fantastica pista. Una pista che ha visto, diciamo, è stata anche messa sotto discussione in ambito della sicurezza, perché, diciamo, proprio negli ultimi anni, specialmente per quanto riguarda le moto, ci sono stati incidenti fatali. E diciamo, questo non va forse tanto a premiare la sicurezza di Interlagos, considerata una delle piste forse più pericolose per le moto, molto sicuro invece per le auto, a parte forse un restringimento che, allora, a mio personale parere, convince poco. Oh! Non ci credo, Verboost, si è girato Ahia. nel giro di formazione. È andato Ah sì, ha a pizzicato osare l'erba. troppo. E adesso non so se viene retrocesso o no, forse No, dovrà no, anche no, no. riprendersi il primo posto. Comunque, piccolo brivido per Overboost. Anche se, comunque, se non sbaglio, i danni sono anche disattivati nel giro di formazione. Quindi, però, sicuramente il consumo delle gomme potrebbe maleficiarne. Quindi, Sì, diciamo che ha dato una bella scaldata alle gomme. adesso può anche stare fermo, un po' come la Raikkonen ad Abu Dhabi nel 2016, quando sta praticamente. Non faceva neanche zigzag, non serpeggiava neanche. E a questo punto Overboost che va a riprendersi la prima posizione. Ovviamente arrivato in ottava. E la griglia invertita che l'ha rimesso in prima posizione. Dal primo all'otto i piloti vengono, diciamo così, invertiti. L'arrivo della classifica dei primi otto verrà invertita in vista della partenza della sprint race. Ci siamo, Overboost si è schierato. Adesso schieramento che va a ricomparsi ancora una volta. Affiancato a Overboost c'è proprio Patrick Campana, Flaminio, Dead, Real Hiroshi e ovviamente anche i piloti che si sono dimostrati più rapidi nel tratto, o meglio nella Future Race, partiranno proprio lì in mezzo, nella morsa del gruppo. E adesso ci risiamo con lo spegnimento delle luci che arriva in questo momento. Vediamo intanto proprio Alberto che si propone all'interno, davanti c'è anche un bel po' di lotta. E Overboost, Patrick Campana, Real Hiroshi che adesso sta cercando di avvicinarsi a tutti gli altri. Adesso arriva il classico tandem. Una partenza come sempre molto molto tranquilla. Ma attenzione perché adesso si allargano, si aprono a ventaglio e adesso arrivano a grappolo proprio verso la ferradura.
quindi Overboss che si è tenuto a quanto pare il primo posto. Patrick Campana, Rally Roshi, attenzione in testa a coda con un'altra vettura che si è anche girata ed è quella di Flaminio. Flaminio in testa a coda e a questo punto tutto da rifare sia per il Rally Roshi sia anche per Flaminio, mentre occhio anche a Patrick Campana, adesso va a proporsi all'esterno di Overboost e vediamo adesso l'incrocio, la lotta anche tra Raffoidix e Alberto. Raffoidix forse troppo largo, troppo profondo nella staccata della becco del papero e alla fine rimane dietro e intanto occhio anche a si è girato Campana, intanto attenzione perché sopraggiungono altre vetture che rischiano di decentrare proprio Campana, mentre Overboost ringrazia e scappa via dead secondo infilato della J-Sport che sta veramente cercando di riguadagnare su tutti. C'è stato un errore anche di Raffoidex che è piombato in penultima posizione. Sì, Raffoidex, è vero, Raffoidex che adesso è piombato in ultima posizione. Occhio intanto a G-Spot che non è riuscito nella manovra nei confronti di Dede. Ora ci riprova adesso sulla posizione numero 4. Scoda leggermente, proprio un accenno di scodata da parte di Dede in uscita dalla discesa del lago. Attenzione, G-Spot che ora si mette all'interno, ovviamente non c'è forse la velocità necessaria, non era forse abbastanza vicino per affiancarsi con Dede che sbaglia l'approccio alla curva con G-Sport che quindi si infila di gran cattiveria, di gran carriera a riprendersi il secondo posto, leggero contatto adesso tra i due, ma G-Sport alla fine mette fine proprio alla parola lotta per il secondo posto, dietro occhio a Emma Felix che a sua volta interessata al terzo posto. C'è Kaiser Matt in difficoltà. Kaiser che effettivamente sì, è adesso in ultima posizione. Ok, ma Felix che si mette esterno, che block da parte di Dead, finiscono entrambi profondi e finiscono entrambi fuori dalla pista. Alla fine Emma Felix passa, lascia addirittura sfilare Dead, correttissimo comunque, consapevole del blocking che aveva fatto, addirittura all'esterno ne approfitta Luca Inno che dopo una prima gara un po' da dimenticare, costellata da problemi, adesso si ritrova in top 5, dietro lotta anche con Flaminio che cerca la rimonta, lotta con Hiroshi, cercano entrambi la rimonta, Hiroshi che si difende da Flaminio e quindi rimane in settima posizione. Dr. Long invece che è stato sopravanzato da entrambi i piloti, sia dal compagno di squadra Flaminio con l'Hightech ma anche da Rally Roshi che continuano a darsene di santa ragione, continuano veramente a continuare quella che era una litigata che è cominciata con la Future Race e adesso sta continuando nella Sprint Race. Non sto capendo niente, sono troppe lotte. troppe lotte, veramente tantissime lotte quest'oggi e devo dire mi sto divertendo tantissimo, spero che vi divertiate anche voi da casa. Ma attenzione a G-Sport che testa coda Lucaino, scusami, mentre G-Sport è vicino a Overboost, lotta per il primo posto. G-Sport che ha concluso Future Race in seconda posizione, ora si avvicina a Overboost, giro veloce per G-Sport, ora veramente Franco Bollato al posteriore di Overboost e cerca adesso di scompaginare la situazione con l'attacco all'esterno della curva del Sol, molto più velocità rispetto al pilota in questo momento leader che tira la staccata profondissima, molto bravo Overboost nella difesa, oserei dire in questo caso molto molto una lotta veramente frizzante, una gara molto frizzante in generale, molto vicino a G-Sport al posteriore di Overboost, rischia veramente di visitarlo veramente e Overboost che però gli ha chiuso la porta in faccia per dire no, tu non passi, qui non si passa. Dottor Long lotta anche con Di Legge, veramente ragazzi, prova a infilarsi. No, quante lotte, dove parla Raffoidex che bel sorpasso ha fatto Raffoidex all'esterno di una curva dove di solito è difficile sorpassare, ma Raffoidex un po' ispirandosi a Ayrton Senna dove trovi un pertugio bisogna infilarsi altrimenti non sei un pilota, e così Raffoidex ha passato proprio Dr. Long. Attenzione anche G-Sport ora più vicino a Overboost, ora molto più velocità G-Sport e dietro arriva anche Alberto che prima aveva conquistato la gara, quasi infilarsi nei confronti di Overboost, che gran brivido da parte di entrambi,
E adesso Alberto sulla linea esterna. Overboost blocca. Placca. Voidex e di legge anche appaiati. Quante lotte, non so cosa seguire veramente. Attenzione Alberto. Alberto adesso affiancato. Ruota ruota, in uscita dalla discesa del lago. Alberto sulla linea esterna nei confronti di Overboost. Vediamo, fa quello che aveva fatto in, quello che avevano fatto in precedenza, quello che aveva fatto in precedenza Ema Felix, prendendosi un bel sorpasso nei confronti di Overboost. Intanto Ema Felix, Rafoidex si prende la posizione su di legge, sfruttando il DRS. Sì, Rafoidex che passa di legge e Patrick Campana che è invece Over sta in testa coda. No! Attenzione. Oh no, Over testa coda, attenzione. Finito in 3.60 e adesso deve recuperare tutto. Peccato perché Overboost stava tenendo abbastanza bene testa al gruppo, stava tenendo abbastanza bene sia J-Sport che ad Alberto. È stato sopravanzato, ma comunque forse per restare attaccato ha usato un po' troppo in accelerazione. Sì, può darsi, forse ha anche usato troppo, ma purtroppo la situazione ha pagato poco. E intanto non ho visto il bevete. Io purtroppo non mi sono procurato il goccio d'acqua in questo momento, quindi tra gara 1 e gara 2. Attenzione Hiroshi. Beviamo dopo. Hiroshi, bellissima lotta Hiroshi, dove si infila nei confronti di Dead. Bravissimo, con Dead che incrocia. Quindi una X che si forma alla discesa del lago. Molto attaccato al posteriore ancora una volta, ma alla fine è Reali Roshi che va a prendersi il sorpasso. Reali Roshi veramente indiavolato. Pensate che alla fine del primo giro era ultimo e adesso si ritrova in quarta posizione. Pazzesco, veramente pazzesco il Reali Roshi. Grande gara la sua. Grande anche la rimonta di Flaminio, anche lui si ritrova ad una certa nelle ultime posizioni. Si ritrova comunque sesto e si sta comportando veramente molto bene. Sì, al primo giro hanno avuto un contatto tra di loro, erano piombati tutti e due in ultima e penultima posizione e stanno risalendo insieme. Stanno affrontando questa avventura insieme, un'avventura di risalita, un'avventura di recupero. Ok Alberto vicino a G-Sport, giro veloce per Alberto, 1.17 117. Veramente gran giro da parte di Alberto, che è veramente attaccato. Ora può aprire le ostilità nei confronti di J-Sport, come ha fatto in precedenza. Campana si infila curva 1 su. Occhio la lotta per la leadership. Alberto tira la staccata esterno. All'esterno adesso Alberto. J-Sport difende. E ora continua la fase di affiancamento. Ancora una volta verso la ferradura. Quest'oggi la ferradura ha visto più piloti affiancati che nel resto della sua vita, da quando è stata costruita. È pazzesco. Con Alberto che adesso esterno, quanto rimangono affiancati, per quanto adesso la becco del papero, qua è molto difficile. Non ci credo. Alberto si è girato, probabilmente bilanciamento freni che l'ha fregato, forse troppo sul posteriore, troppo, e la macchina è partita. Ha bloccato l'asse posteriore e gli è partita in testa coda. Sì, comunque io lancio. Ah no, Hiroshi è già terzo. E adesso si ritrova un secondo. Che cosa sta facendo? Che sta facendo veramente una grande impresa oggi. Si ritrova in terza posizione. Ora si sta avvicinando a Ema Felix. Veramente gran lavoro. Grandissimo lavoro da parte di Hiroshi. G-Sport che intanto ringrazia, 2 secondi adesso dalla vetta, intanto testa coda di Lucaino. Peccato perché aveva effettivamente fatto una buona prima parte di gara, poi purtroppo testa coda che l'ha ributtato in 12ª posizione. Lucaino che è stato un po'. Oh, attenzione, brutto incidente, attenzione alla curva do Sol che porta la virtual safety car. Patrick Campana che è andato a schiantarsi. L'ha persa in uscita dalla nell'approccio, sì. Esattamente. Adesso si attende ovviamente la rimozione della vettura e ovviamente la fine del regime di virtual safety car. Vettura che adesso viene effettivamente rimossa. E adesso tutti attendono con ansia la bandiera verde. J-Spot dice, qua io la virtual safety car l'avevo quasi fino alla fine, stop the count. Però tra poco finirà questa fase. E dietro c'è veramente un ottimo fazzoletto per il terzo posto da Hiroshi,
anzi per il secondo posto da Emma Felix fino ad Alberto stesso che si era girato in precedenza. Ecco, ora green flag Dede che passa, svernicia un'area di Roshi forse molto conservativo, rientra in box, drive through box anche per i Roshi. Drive through e 5 secondi in accelerazione, corsia box, speeding per Riali Roshi. Non ci credo, non ci posso credere. Adesso va a scontare il drive through. Mi ricorda un po' la penalità che venne rifilata a Maldonado in Ungheria 2011, mi pare, quando scontò il drive through. E per scontare un drive through gli venne rifilata una penalità di drive through per speeding. Quindi una penalità matriosca quasi. Allora anche Overboost ha subito la penalità del drive thru per non aver rispettato il delta nel regime di safety car, di virtual safety car. Attenzione, Overboost che non adesso, ricordiamo che adesso per la sprint race vengono assegnati punti fino all'ottava posizione. E ovviamente diciamo una gara che rifila meno punti rispetto alla future. Ricordiamo che per la future ci sono si danno 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, mentre per la sprint race si parte dai 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Quindi che traverso, che svirgola da parte di Raffoidex, che è ora l'inseguimento di legge. Io veramente mi sto divertendo, cioè veramente mi sto divertendo quest'oggi. E un'altra safety car causata da Luca Inno. Luca Inno, sì. E vediamo adesso chi subirà la penalità del drive thru. Adesso vediamo che... E vediamo adesso chi sconterà effettivamente una nuova penalità. E attenzione, attenzione. Cioè, Hiroshi quindi... è andato di nuovo in box. Hiroshi, sì, ancora. Proverà il giro veloce. Perché sta mettendo sconda la metà di 5 secondi e mente gomma rossa. Sì, ricordiamo che il giro veloce vale anche se sei fuori dalla zona punti in Formula 2, quindi... E comunque ci ho preso Dr. Long drive thru. Dr. Long drive thru, ecco, l'avevi detto qua, mi sa, sì, che sì. Perché ti conosco bene, certi piloti non imparano mai dagli errori precedenti. E nel frattempo abbiamo proprio Dede che abbiamo la situazione con J-Sport, Ema e Dede, con effettivamente Dede che si ritrova a 6 decimi da Ema Felix. Diciamo una situazione un po' più cristallizzata in questo momento. Dietro c'è Alberto anche, che sta vedendo un po', sta osservando le possibili scaramucce per il secondo posto. Però attenzione, la Foidex vicinissima di legge di nuovo. Eh sì, lotta con il pilota Prema che sta insidiando il pilota MP Sport, MP Motorsport. Poi il sound del Mecha Chrome che va a fornire anche i motori alla Renault, in poche parole. Quindi diciamo ci sarà anche questa fornitura per la Renault, cioè per, più che per la Renault, per l'Alpen. Sì. Diciamo formalmente passato di mano da Renault ad Alpine, ma sì, beh, l'ho detto in inglese. Sì, sì, ah, è vero, effettivamente non è neanche sbagliato, eh. Non è... attenzione, di legge, ancora testa coda. Sì. Adesso con gomme sporche faticherà anche in trazione. Sì, no, hai ragione, no, si dice anche Alpine, è vero, Alpine, Alpine, o sì, l'inglese o la francese. Alpine, cioè, qualche anno fa è stata rilevata da Renault, sì, era sì, una esatto. costola di Renault e... Adesso hanno deciso. Scusami, ma intanto Dede si è girato. Quanti testa coda in questo momento? Quanti testa coda? Non ci credo. E anche l'usura della gomma si inizia a far sentire. Sì. Esattamente, con Alberto adesso va l'attacco di Ema Felix. Però adesso il distacco con G-Sport è abbastanza largo. Bellissimo sorpasso, bellissima la manovra cicatriziale di Alberto all'estremo della decina del lago. Cicatriziale a dir poco. Comunque alla fine
Sì, Dede che purtroppo è finito in testacoda, comunque si ritrova comunque sesto, si ritrova comunque sesto nonostante il testacoda gli è andata forse anche abbastanza bene, ma occhio che mancano adesso tra pochissimo due giri che deve ancora affrontare J Sport, 2 secondi e tre è il distacco che separa J Sport da Alberto. Diciamo che qua di Interlagos il divertimento non è mancato, mi immagino anche all'Hermanos Rodriguez ci sarà da divertirsi con un lunghissimo rettilineo principale. E anche lì vedremo tante lotte. Addirittura vedremo tante auto affiancate perché la carreggiata è veramente larga e le F2 sono anche abbastanza strette. Lì giocherà tanto, le penalità giocheranno, perché siamo nel secondo settore, nella zona delle S, è molto facile prendere l'avviso. Ecco, Long si ritira. Purtroppo Long si ritira, peccato. Ritiro proprio che viene nello stesso punto in cui si è ritirato Luca Inno, quindi incidente proprio sul guardrail dell'uscita dal becco del papero, quello che chiamano il becco del papero in quanto la conformazione è un po' quella, ma diciamo una curva che mette a dura prova l'usura delle gomme, specialmente dell'anteriore destra che non deve essere spiattellata. E intanto Emma Felix che comunque sta tenendo lo stesso ritmo di Alberto, ma nel mentre J Sport, dopo la pole position di prima, comunque sembra essersi riscattato dopo, diciamo in una situazione in cui le sostie box della Future Race l'avevano un po' penalizzato, un undercut che ha subito nei confronti di Alberto e a questo punto ci siamo con l'ultima tornata. Va a toccare un po' l'erba J Sport. Quindi ultimo giro, mentre Ema Felix è attaccato ad Alberto, lotta per il secondo posto. Ema Felix che adesso sembra tentennare un po'. Non era forse abbastanza vicino, un po' timido direi. In questo momento. Non Ora, è ultima tanto zona di vicino neanche rest. adesso. Neanche adesso, forse sì, non lo so, non lo so. O potrebbe fare un arrivo in volata sarebbe pazzesco. Deve Però potrebbe. inventarsi qualcosa nella parte mista. Vicino, 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 occhio! Quasi si tuffa. Alberto che intelligentemente copre la traiettoria centrale. Ancora a proporsi all'esterno, mio Felix. Molto vicino, quasi a fare un bumper run nei confronti di Alberto. Nel mentre J Sport adesso va ad affrontare le ultime curve qui ad Interlagos. J Sport che sì, dopo la pole position di prima, dopo una feature race un po' no, comunque buona, perché comunque alla fine è arrivato secondo. Adesso comunque riesce a conquistarsi la sprint race qui sul circuito di Interlagos. Adesso arriva J Sport con la sua Trident, orgoglio piemontese, Trident che vince a Interlagos. E in realtà proprio J Sport che è riuscito a far trionfare proprio la sua Trident qui sul circuito brasiliano. Alberto che alla fine è secondo davanti ad Ema Felix e Flaminio poi che dopo un'ottima rimonta, grandissima rimonta, è arrivato in quarta posizione. Raffoidex quinto, Dede, Di Legge, Kaiser, Hiroshi. Hiroshi e Overboost che sono già fuori dalla zona punti mentre ritirati Dottor Long, Luca Inno e Patrick Campana. Comunque un finale molto molto acceso, specie per il secondo posto, J Sport che invece è riuscito a trionfare proprio su questa pista nella sprint race. Adesso vedremo in Messico. Adesso in Messico ci sarà veramente anche da divertirsi. Ci siamo divertiti già qui, ragazzi. Veramente, io ho visto due gare molto, molto combattute. Vediamo chi saranno i nuovi protagonisti della gara in Messico, perché so che ci dovrebbe essere qualche cambio in Sì. zona. Sì, attenzione che ci dovrebbero essere un po' di cambi proprio sulla pista dell'Hermanos Rodriguez. Andremo infatti nella capitale, del Messico, una delle città più grandi del mondo. È una delle città più popolate del mondo, quindi diciamo una vera e propria metropoli, quella di Città del Messico, che contiene al suo interno quello che.
posso dire è un circuito direi abbastanza storico, un circuito che diciamo è stato modificato nel corso degli anni, ha visto diverse categorie correre, come anche la NASCAR messicana, ha visto quindi ha visto anche proprio negli ultimi anni la Formula E. Negli ultimi momenti, Alberto intanto ha portato a casa comunque il giro veloce, 12 punti per lui, anzi in Posso dire realtà che, 11. cioè, su un aggiornamento rapido e veloce, hanno vinto a pari merito il GP, entrambi 35 punti, Sì. perché Alberto ha fatto 22 punti per il primo posto e un punto per il giro veloce in gara 1 e 12 punti in gara 2, mentre G-Sport 18 in gara 1, 15 in gara 2 più 2 punti per la pole, e quindi sono a pari punti, diciamo, stasera. Allora, dal momento che Raffaele Lelli ha riscattato un bevete, allora io scusate, vi lascio un attimo che vado a bere un bicchiere d'acqua, quindi lo riscatto Sì, subito, arrivo. magari ci prendiamo Magari ci 5 prendiamo minuti di 5 minuti di pausa e pausa. torniamo tra Sì, mentre poco. rispettiamo. Ok, allora ci prendiamo 5 minuti di pausa, Ci sì. prendiamo 5 minuti, ci becchiamo tra qualche Tra minuto. qualche minuto. Ok, quindi ci vediamo tra pochissimo per quanto Tra poco, riguarda. A tra poco. tra poco.
Rieccoci in Messico e siamo adesso, ci siamo spostati dal Brasile e siamo venuti qui all'Hermanos Rodriguez, come dicevamo prima, nel cuore della capitale del Messico, nel cuore di una delle città più grandi del mondo, dedicata ai fratelli Rodriguez. E adesso siamo qui in un layout che è stato modificato dall'assenza della Formula 1 dal 92 fino al 2015. Una modifica che ha visto in particolar modo la cancellazione più che altro dell'approccio di tutta la peraltrada. Invece si va dal 2015 all'ingresso dello stadio sotto gli occhi di tutto il pubblico messicano, e si fa veramente un bel passaggio, anche se forse un passaggio che è stato reso tale in quanto la sicurezza della peraltrada non era tale da poter ospitare la Formula 1, tant'è che la via di fuga non può essere allargata. E adesso arrivano adesso tutti i piloti sull'ultima curva e vediamo chi farà la pole position, ed è ancora una volta proprio J-Sport, 1:25 pulitissimo, tondo tondo, seguito da 25:259 di Emma Felix e poi MRC Drive con un giro sul 25:311. Quindi ci sono e poi stati tanti squalificati, come sì, ho visto tante squalifiche più che altro nell'uscita dallo Snake, perché lì è molto facile proprio esatto. Prendere taglio un'auto che come la Formula 2 che è molto sottosterzante, diciamo, diciamo tende effettivamente a farti rischiare tantissimo in quel tratto. Quindi ancora una volta la Trident di J-Sport in pole position, seguita dalla High Tech di Emma Felix, che quindi sarà in seconda posizione. Qua abbiamo le mescole super soft, le mescole a banda viola che in Formula 1 non ci sono più dal 2018, diciamo come colore è stato abbandonato il viola in Formula 1, viene in molti appuntamenti tenuto in Formula 2. E a questo punto attendiamo adesso il giro di formazione. Allora, a questo punto, Ernesto, ti faccio una domanda su quello che pensi esattamente sul circuito dell'Hermanos Rodriguez. Cosa ti aspetti da queste due gare? Sicuramente tante lotte, come ci hanno già abituato con le F2. Non lo so, il circuito non è che mi faccia impazzire più di tanto. Mi aspetto sicuramente tante penalità, tante, perché i limiti della pista sono fatti, diciamo, bene. Benissimo. Però è difficile tenere la macchina all'interno dei limiti. Non vorrei che a fine gara avessimo una classifica completamente stravolta dalle penalità. Mi auguro di no. Assolutamente, una gara che potrebbe essere stravolta per le penalità, ovviamente questo non ce l'auguriamo in cabina di commenti, in quanto questo andrebbe anche un po' a intaccare la lotta in pista, vedere magari il primo e il secondo giocarsela con differenti secondi di penalità non è forse molto bello, però è più bello quando giocano ad armi pari, quando sono ruota a ruota e giocano ad armi pari. Nel frattempo una prima zona, ricordiamo che qui in Messico siamo elevati a 2200 metri, quindi siamo molto alti, c'è la rarefazione dell'aria che diciamo va un po' diciamo tende a far considerare importante più che altro le ali, l'utilizzo delle ali, del carico aerodinamico in generale più che dell'utilizzo del motore. Allora, nella realtà dovresti caricare tanto le ali, perché l'aria rarefatta creerebbe poco carico aerodinamico della vettura. Però poi c'è l'altro svantaggio, che essendo l'aria rarefatta i motori si surriscaldano di più e hanno meno prestazioni. Sì, questo perché i piloti vanno a giri più alti perché devono fare anche entrare più ossigeno nella camera di combustione. Sì. E quindi effettivamente questo può portare un surriscaldamento delle componenti sia in Formula 1 ma anche comunque in generale, parlando sia anche
ovviamente le Formula 2 potranno, diciamo, avuto, nel gioco non patiscono questi problemi di surriscaldamento, l'hanno avuto anche in, nella Formula E, che corrono sullo stesso circuito. Esatto, sì sì, anche la Formula E, che tra l'altro esattamente, e anche le Formula 2, anche se ricordiamo su questo gioco non ci sono i problemi di affidabilità, più che altro i problemi di affidabilità possono sempre dipendere da quelli che sono i problemi di connessione. E adesso siamo con le 5 luci accese, botto del pubblico e romba animatori, con le luci che si spengono in questo momento, pronti via. E intanto subito Emma Felix che va a prendere la scia di proprio J-Sport che si ritrova affiancato con Emma Felix, si apre una sciame verso la prima curva. Attenzione, Emma Felix che va a bloccare Reali Roshi. E adesso tira una bella staccata all'esterno di J-Sport, prendendosi soffiando. Così la prima posizione, J-Sport che finisce in testa a coda, finisce sul prato. E attenzione, perché adesso deve rientrare in pista Emma Felix, che adesso deve anche guardarsi dalla carline di MR Crive, che adesso è dietro. Mentre c'è anche Danix, Reali Roshi in lotta, bella lotta con Danix, la sua BWT che la riesce a mettere in terza posizione, dietro anche Flaminio in quinta, bellissimo questo gruppo che procede, pulito, compatto, proprio nel settore misto, proprio nelle S, e dietro c'è anche un po' di bagarre con Di Legge ed Alberto. Che sono in bagarre adesso. Alberto che sembra essere ha fatto un ottimo ingresso nelle Snake, adesso molto attaccato a Flaminio, davvero tanto tira e molla in questa fase. Subito la prima penalità che arriva per Dead, quindi come dicevamo prima un tracciato propenso ai tagli. E occhio adesso Alberto, si fa vedere su Flaminio proprio nel tratto, uno dei tratti più lenti del tracciato, insieme ovviamente curva 5 curva 6. E ora occhio, perché abbiamo questo continuo tira e molla tra i vari piloti, questo continuo accorciarsi e allungarsi dei distacchi. Emma Felix che sta cercando infatti di fare la lepre, Ernesto. Eh sì, Emma Felix sta provando a scappare, visto anche le ore di J-Sport, però deve stare attento a un Mr. Crime veramente in palla, che subito si è attaccato, cerca di stare in un secondo. Intanto Alberto ha passato Feli e Flaminio. Roshi ha sorpassato Danix, sì. Quindi diversi sorpassi portati a termine nella retta principale, e adesso vediamo un po' il tipico trenino di chi vuole gestire questo tipico, più che altro, delle gare. Fiocia, attenzione, perché Alberto ha sbagliato e Flaminio quindi si riprende la posizione, bloccaggio, spiattellamento dell'entrare a destra, sbaglia anche Reali Roshi là davanti con Danix che ne potrebbe riapprofittare per prendersi il secondo posto, scusate, il terzo posto, quindi sì. Con anche J-Sport alle prese con la sua rimonta, quindi posizioni che continuano a scambiarsi, che Flaminio ora vicino ai Roshi. Questi due non si mollano più dal Brasile, rimangono sempre appiccicati, ormai quasi sembrano forse andare a nozze con queste lotte continue. Ci stanno veramente facendo divertire, con anche il pubblico messicano, forse il più festoso del circo, sa divertirsi. E occhio adesso, occhio adesso, perché sono tutti lì attaccati. Attenzione, perché Flaminio sbaglia l'uscita. E allora Alberto che ne approfitta senza neanche prendere la scia, e quindi va a prendersi la posizione nei confronti di Flaminio. Gran bel sorpasso da parte di Alberto, o meglio che ne ha approfittato nei confronti di Flaminio. Raffaelix ancora una volta con Di Legge, anche loro due non stanno scherzando in termini di lotte. Adesso dentro Raffaelix con la sua SMP Racing, quindi con Raffaelix che adesso si ritrova in settima posizione davanti MR Crive, che non è lontano da Emma Felix. E adesso abbiamo il tandem che continua, adesso il tandem che procede con Emma Felix che fa da locomotiva, un vero e proprio treno che gira intorno all'Hermanos Rodriguez, e ho al momento tutti che stanno effettivamente seguendo dei binari. Intanto c'è lì, sì, dicevo, si stanno un po' tutti studiando. Come era Alberto? Sì, quasi si faceva vedere. Aspetta, infatti, Roshi va lungo. Scusami, va lungo i Roshi. Passa Alberto. Scusami, ti lascio la parola. No, dicevo, sicuramente aspetteranno tutti il rettilineo principale a sorpassare. A meno che di un errore, come è successo tra Alberto e
Hiroshi. Tanto 3 secondi per Danix che rientra in box e prende 5 secondi per penalità per accezione in corsa in box. Tanto vicino adesso, occhio a occhio a Raffo Idex e anche Real Hiroshi che si va a vedere su Alberto. Adesso abbiamo il poker vero e proprio per il terzo posto. Oh, con Hiroshi che va a prendere quasi in pieno Alberto. E occhio al sorpasso di Raffo Idex nei confronti di Flaminio, che comunque reo di una buona trazione, riesce a tenere testa al pilota al pilota proprio che in questo momento targato numero 21, ingaggiato proprio sempre da Flaminio. Flaminio che adesso deve alzare il piede e quindi Raffo Idex che va a concludere la manovra dietro anche di legge. Veramente tanta lotta. Comunque Dani, Fit Danix si è fermato il box per cambiare anche l'ala, aveva qualche danno. Eh sì, intanto anche Charlie Yellow che ci dice di bere. Ovviamente bevo il goccio dopo la gara, adesso mi scateno un pochettino. Nel frattempo profondissimo J-Sport nel suo sorpasso! Attenzione! Hiroshi e Raffo Idex veramente scatenato, veramente una belva! Finisce lì in drift, Tokyo Drift per Raffo Idex, praticamente di traverso all'ingresso del tornantino. Comunque rimane davanti a tutto il gruppo, veramente gran numero. Flaminio si è infilato su Real Hiroshi. Sì, Flaminio che si è infilato su Hiroshi e ora va proprio a tallonare Raffo Idex. Ora si accoda, DRS spalancato, Drag Dashing System, lo porta al termine Flaminio il sorpasso. Porta al termine il sorpasso, porta a termine le manovre. Raffo Idex quasi a bumparlo, quasi a tamponarlo. Risponde nella recta apposta. Flaminio che rimane sulla traiettoria interna. Occhio, Flaminio perché poi si allarga la curva. Hiroshi quasi a proporsi su Raffo Idex, lungo Flaminio, attenzione. E questo potrebbe implicare un incrocio da parte di Raffo Idex proprio all'interno. Oh, attenzione, adesso sono side by side in curva 6 e in curva 7. Ora vanno verso lo snake che alzerà il piede. Forse Raffo Idex sulla traiettoria sono un po' più indietro rispetto a Flaminio, che però comunque Raffo Idex è riuscito a incrociare bene, rimanere comunque attaccato al posteriore di Flaminio. Flaminio in seconda zona di RS non se l'ha ricordato che il detection point è unico. Hiroshi lungo! Hiroshi ha quasi tamponato Raffo Idex. Cioè, non si era ricordato che il detection point è unico e non aveva attivato il DRS all'inizio, poi ha visto attivo e ha attivato. Effettivamente sì, è vero, perché il detection point è proprio sull'ultima curva, o meglio poco prima dell'ultima curva, la per altrada, però diciamo non c'è quel detection point che dovrebbe presentarsi in curva 1. Ok, J-Sport che sta rimontando ora l'attacco di legge, ora si ritrovano appaiati proprio all'ingresso poderoso, saccata poderosa da parte di J-Sport, e adesso vediamo incrocio. 3 secondi di penalità per legge. Attenzione, di legge 3 secondi e adesso fioccano le penalità e alla fine J-Sport passa, staccata prorompente per J-Sport. Davanti invece Raffo Idex che sta girando molto forte, anche lui sorpassato sì da Flaminio, ma comunque sta girando abbastanza forte. Che traverso ancora, quanti traversi quest'oggi, ma specialmente Raffo Idex che ci sta facendo divertire con i suoi save, i suoi salvataggi in uscita di curva, anche auto molto scorbutiche in uscita di curva, molto maschie. Ah, quando si attacca il turbo è la fine per queste vetture. Esattamente, proprio il turbo che ti va, diciamo, interviene proprio nel momento in cui, diciamo, vai sul gas, ma in quel momento poi la macchina comincia veramente a essere scorbutica, nervosa, ed è difficile anche da domare, mentre sta domando sicuramente molto bene la sua vettura proprio Alberto, che sta facendo anche il giro veloce con la sua dance. J-Sport vicino e J-Sport già affiancato a Raffo Idex e forse anche davanti, direi. Vediamo la staccata chi avrà ragione, e credo proprio che la ragione ce l'abbia Raffo Idex. J-Sport e 3 secondi, eccoli qua che sono arrivati, perché ha tagliato
la chicane, l'ingresso della chicane. Ha tagliato la chicane e J-Sport che adesso passa all'interno, che ha staccato assurdo per J-Sport, che però viene chiuso da Raffo Idex, molto arrembante in staccata, molto tenace, e dietro anche Di Legge che ha fatto una gara molto una sprint race molto difficile sulla pista di Interlagos e anche una future race abbastanza difficile. E comunque attenzione a Alberto, Alberto non è lontano dal pilota Carlin che no, si sta comportando sicuramente bene. Alberto anche lui bilanciamento freni molto al posteriore che va a bloccare, rischiato di veramente di finire in testa coda l'ingresso del tornantino. Ora vicino, ora attaccato, lunghissimo rettilineo, questi raggiungono una velocità molto elevata. Ricordiamo Valtteri Bottas 380 km/h mi pare nel 2015 per Bottas con la Formula 1, però mentre le Formula 2 sono leggermente più lente motorizzate Maker ROM. Ha fatto 3.23 Alberto, niente male. Pensare che in Formula 1, le Formula 1 su sto gioco fanno mi pare 3.31, non di più. Sì, sì, dipende, arriva pure 3.35, però fatto 3.23 con sci e del resto. Niente male. Niente male, e occhio a Di Legge. Si fa vedere grosso negli specchi di retrovisore di Raffo Idex. Veramente, Raffo Idex ancora attraverso, ne approfitta dunque proprio Di Legge. Di Legge che va a passare così Raffo Idex, dietro c'è anche Overboost. Da notare anche che comunque i piloti dietro sono tutti con penalità, mentre i piloti davanti al momento sono tutti puliti. Ma Felix, Alberto, Ermcry, Flaminio, J-Sport, Di Legge. No, Di Legge ha già penalità invece. Di Legge ha già penalità. E intanto è il problema di stare in scia nella secondo settore, cioè perdi la linea. Eh sì, esattamente. E adesso qua le lotte non finiscono, mi sa. Non no. Finiscono, tra un po' arriveremo anche in fase di pit stop. Ricordiamo che i piloti dovranno montare poi la mescola, una mescola più dura in questo caso. Un po' l'opposto che avevamo visto in precedenza. No, scusami, Raffo Idex su Di Legge e passa. Raffo Idex sì, passa Di Legge, riesce a prendersi il sorpasso, Overboost anche, che potrebbe impensierire Di Legge. Però comunque un continuo scambio di posizioni che al momento non da, diciamo, nessuno sta dimostrando una grossa superiorità in termini di passo gara, un po' come diciamo sono i sorpassi negli ovali, o meglio nei super speedway, quando i NASCAR, quando vanno a sorpassare il pilota davanti, però alla fine è un sorpasso che diciamo non è tanto utile, è una fase forse quasi oserei dire di pack racing, però più che pack racing stiamo vedendo comunque un trenino. A parte che in NASCAR o in IndyCar sugli ovali un sorpasso dura 10-15 giri. Esattamente, può durare anche una... sì, effettivamente può anche durare così del effettivamente vero. Ne ho visti alcuni ad Indianapolis, in IndyCar sì, ma anche ad esempio negli short track tipo Martinsville, nei short track, ovvero negli ovali piccolini, quelli da un miglio di solito, mezzo miglio anche, sì. Te li vedi affiancati quasi di una gara intera, cioè il pilota sull'esterno che diciamo dispone di più velocità, mentre il pilota interno che riesce a guadagnare metri, poi vabbè perde in uscita, guadagna in staccata, perde in uscita, guadagna in staccata, e continuo, è una continua lotta ed è veramente fantastica. Attenzione a J-Sport, J-Sport è fortissimo, veramente è uscita bomba, è uscita fionda. E fiondato così riesce a prendersi il sorpasso nei confronti di Flaminio. Ottimo lavoro da parte di J-Sport, che al momento si ritrova con la medaglia di legno. E ora si ritrova a 2 secondi e mezzo da Ermcry. Intanto
Abbiamo anche penalità che continuano a fioccare. Danix che ha montato adesso da 5 giri la gomma viola. No, scusate, allora ho fatto un piccolo errore. Nel senso, i piloti vanno a montare la mescola più morbida dopo. Vi chiedo scusa, perché c'è una mescola viola, quindi una mescola più morbida. Quindi anche in questo caso, come, così come abbiamo visto ad Interlagos, partiranno tutti con, diciamo, monteranno tutti poi la mescola più morbida. Sono partiti tutti con la mescola rossa, ovvero la più dura in questo caso, e di conseguenza monteranno dopo, diciamo, l'altra che mescola. Sì, diciamo che in F2 non c'è la stessa regola che della Formula 1, che devi partire con le gomme della qualifica, quindi a inizio gara puoi scegliere la gomma che più ti si aggrada. Sì, la esatto. Maggior parte dei piloti scelgono la mescola più dura per poi avere una seconda parte più veloce, magari per fare pure il giro veloce. Una seconda parte più veloce, sfrutti appieno le gomme morbide e attenzione al overboost che va in overdrive quasi. effettivamente devo dire, sì, non c'è la stessa regola che c'è in Formula 1 riguardo alle gomme. Questo ovviamente permette anche a tutti di sfruttare meglio la gomma rossa sul finale, la gomma più morbida sul finale, scusa, la gomma viola sul finale, per, diciamo, con un'autoscarica e, diciamo, un consumo più lento della gomma morbida, che così viene proprio sfruttata meglio. Quindi sì, effettivamente è una strategia anche abbastanza favorevole. Intanto sto vedendo che Emma Felix di colpo ha perso 8 decimi da Alberto. Emma Felix che sì, ha perso un bel po' di tempo. Emma Felix che ha perso, sì, no, adesso è 3 secondi e 1. Diciamo, è una situazione un po' più, oserei dire, tranquilla in questo caso. Quindi un distacco che forse può cercare di gestire. Ovviamente poi con la sua save box. Infatti deve... ho visto bene, cioè, ha fatto un errore nel T2 perché ha girato un 28,5, sì, mentre Alberto ha fatto 27,5. Ah, un secondo. 27,6, 9 decimi, sì. Sì. Intanto, dead safety car. Safety car. Safety car che esce in questo momento. L'ultima, e quindi adesso curva cambia tutto. E Brian nel box, che era l'unico che ancora doveva passare. Adesso ci divertiamo. Adesso veramente ci divertiamo, Ernesto. Adesso tutti si fermeranno, monteranno la gomma super soft e quindi tutti adesso attaccati di nuovo, e di nuovo non capiremo più niente. Sarà come una sprint race, te lo dico già, perché andranno tutti a montare gomma viola, la gomma super soft, e di conseguenza vedremo tanto pack racing. Adesso veramente c'è da... Sì, sì. Ragazzi, qua è una sprint race, forse oserei dire leggermente accorciata, quindi questo va a significare che cosa? Più lotta, più battaglie e più rischi, quindi vedremo veramente tanti, un possibile colpo di scena, magari con la bandiera verde. E soprattutto si raggrupperanno e chi ne... cioè no, chi ne trarrà beneficio, anzi chi sarà penalizzato e chi ha le penalità. Chi ha le penalità, devo dire, da una parte può essere allora in questa cosa non sono così svantaggiati effettivamente, perché sono tutti piloti dietro, quindi non vi è un grosso svantaggio. Quello sì, però anzi, lo svantaggio è che non possono guadagnare su quelli davanti. Quello no, purtroppo, diciamo, per loro non possono. Beh, ma ancora lunga, quindi. Intanto si sono fermati tutti come previsto. Si sono fermati tutti, attenzione. Adesso proprio un Emma Felix che si rivede così il vantaggio praticamente annullato. Qualcosa forse di antimeritocratico, oserei dire, per Emma Felix. Però sicuramente è una mancata meritocrazia che però regala spettacolo. Quindi veramente adesso lo spettacolo lo vedremo sicuramente. Devo essere sincero, c'è mancata safety car nella gara del Brasile. Sì, no, c'è mancata effettivamente. Sì, è mancata. Mancava sì, solo quella, poi avevamo avuto tutto. Lotte, testa coda, danni.
danni, botti, voli, no vabbè. Comunque credo, vabbè, forse la parte più bella sono forse i sorpassi, specialmente nel misto, queste F2, vedi veramente dei sorpassi bellissimi, quindi adesso c'è da preparare tutto l'occorrente, popcorn, bite, allora il bevette lo riscatto dopo io, però ve lo dico già. Comunque vediamo, il gruppo si sta ricompattando, Safety Car che continua a mantenere le luci accese visto che comunque non si sono ancora tutti ricompattati. Safety Car che ricordiamo aspetta, diciamo non aspetta che l'auto venga rimossa, ma aspetta che tutto il gruppo venga ricompattato. Quindi deve aspettare infatti l'arrivo di Kaiser, che è un po' dietro, al tredicesimo, sì, perché ha avuto, credo abbia fatto una sosta aggiuntiva, mi pare, sì, perché aveva anche rotto l'ala. Non so se riesce a riprendere il gruppetto. Sì, sì, no, beh, prima o poi lo riprenderà. Diciamo che la durata della safety car dipende un po' da lui, dipende un po' da Kaiser. E quindi aspettiamo con i piloti davanti che sono già tutti ricompattati. Safety car che continua a lampeggiare con le sue luci. Poi allo spegnimento delle luci vedremo veramente, non le luci dei semafori, ma le luci della safety car. Vedremo veramente tanta azione. Lungo rettilineo dove la scia conta tantissimo, quindi rimanere davanti forse non è poi un gran vantaggio per Eman Felix. Dovrà forse dare lo spunto ideale, ma forse non basta neanche. Rettilineo è veramente tanto lungo. E poi vabbè, c'è un altro rettilineo, la retta opposta, dove possono comunque esserci altre occasioni ghiotte per i piloti dietro. E adesso i primi 4 si ritrovano senza penalità, ormai i primi 4 senza penalità. Facendo un riassunto, abbiamo 3 secondi per Raffaelix, Flaminio, Overboost, Dr. Long e Kaiser, mentre 6 secondi per Di Legge, Hiroshi, 12 secondi per Brian e 9 secondi per Danix. Questa è la situazione. Cosa ci dobbiamo aspettare adesso con lo spegnimento che arriverà, non so per quanto, perché io vedo che effettivamente Kaiser non sta guadagnando così tanto. Non vorrei che Al prossimo giro sicuramente si riparte. Cosa ci dobbiamo aspettare? Dobbiamo aspettare un Alberto che darà tutto per riuscire a mettere le ruote davanti ad Ema Felix, un J-Sport che proverà ad insidiare i primi due, sorpassò togliendosi subito l'ostacolo Crive, e poi nel gruppone tanta lotta. Nella morsa del gruppo sicuramente c'è da divertirsi, ma perché è veramente tutto compatto, ora daranno il massimo, non contano più le strategie, quindi è una questione da lasciarsi praticamente alle spalle, una questione che non verrà forse neanche rivalutata nella sprint race, quindi per oggi i piloti potranno rilassarsi dal punto di vista strategico senza pensare a quando fermarsi, però d'altro canto ci sarà veramente tanta azione, dovranno adesso, gli ossi duri dovranno veramente dimostrare di essere, come dire, dei pezzi da 90, ora è il momento di dimostrare veramente di essere competitivi. Adesso sta loro. Adesso sta tutto a loro, sta a loro difendersi, attaccare e cercare di scappare per quanto possibile, perché comunque non è una cosa così scontata. Intanto Kaiser piano piano sta raggiungendo il gruppo. Safety car che allora non dovrebbe essere automatico lo spegnimento delle luci in questo giro, però se non sbaglio non dovrebbe essere automatico, non ho mai visto forse così tanti giri in safety car, deve essere sincero. Avevi ragione tu, safety car che spegne le luci e quindi si riparte, anche se comunque Kaiser ha modo di raggiungere tutti, sì forse ragione il settore centrale, però quindi forse la safety car ha deciso di spegnere le luci così, non so come è programmato esattamente, ma adesso Ema Felix può dettare il ritmo, può imporre il suo ritmo. Ultima curva, la mezza d'altrada che mette sul rettilineo del traguardo. E la bandiera verde che continua adesso, va ad alzarsi e riabbassarsi. E ci risiamo! Ora procedono
in scia che è molto importante, zigzag di Emma Felix che va proprio a far aleggiare tutto il gruppo, va a far serpeggiare tutto il gruppo. E ora i sorpassi non sembrano così scontati, arriva Hiroshi all'attacco di legge, Hiroshi che però finisce molto profondo alla staccata di curva 1, davanti invece situazione che rimane abbastanza congelata, però la scia Alberto la sente, l'assorbe di Emma Felix, non abbastanza però per tentare l'affondo, rimane dietro Emmer Crive, J-Sport, Raffo Idex invece attaccato pure lui, e direi che una partenza diciamo forse la diciamo non hanno voluto attaccare subito, non hanno voluto rompere il ghiaccio subito, rompere gli indugi subito, forse aspetteranno gli ultimi giri. Ah, l'ha gestita bene la ripartenza di Emma Felix, molto bene, molto bene, giusto. E poi ha provato a non dare la scia ad Alberto, e deve adesso Alberto come gli altri devono aspettare, ma Alberto fatica, occhio, devono aspettare perde. L'attivazione del DRS. Ma Felix ringrazia già un secondo, già oltre un secondo, e Alberto che non può aprire l'ala e può essere ingaggiato da Emmer Crive che ora è lì attaccato. J-Sport invece in quarta posizione, intanto Emma Felix veramente altro traverso di veloce. Raffo Idex, Raffo Idex che ci regala veramente dei grandi déjà vu tra virgolette. Intanto arriva Emmer Crive che si va a vedere negli specchietti. Occhio a J-Sport! Mamma mia, molto, molto attaccato, molto aggressivo in staccata. Scoda leggermente in uscita. E Raffo Idex che ne potrebbe approfittare. Lotta adesso. Quarto posto, J-Sport che tenta di difendersi davanti anche Hiroshi. Dietro. Scusate, Hiroshi che passa di legge. Hiroshi. Sono ancora appaiati. Ancora appaiati, ancora appaiati. Chiude la porta quasi. Di legge concede lo spazio comunque correttamente a Rally Roshi, che però non riesce ad avere la meglio in questo momento e quindi deve rimanere sempre lì accodato. Occhio a J-Sport che continua a mettere la pressione a Emmer Crive che non sembra essere così attaccato da Alberto a sua volta. Alberto fatica, intanto penalità per il pilota Carlin e quindi J-Sport che ne potrebbe approfittare, sarebbe già podio J-Sport oggi veramente con una grande performance, ovviamente dopo il test code iniziale devo dire adesso... sta risalendo sì, la china. Sì. Adesso deve stare attento Mr. Crive perché ci sono tre piloti dietro di lui che attiveranno il DRS. Mr. Crive no. Adesso sì che deve guardarsi da J-Sport, Mr. Crive che è lontano da Alberto. Giusto, il prossimo giro, non questo. Continua una fase veramente ruota ruota, Raffo Idex che ne approfitta, cattivo deciso, prepotente, la staccata di Raffo Idex che adesso fa l'attacco di Mr. Crive. Mr. Crive che però attenzione all'uscita del pilota Carlin, ora si ritrovano side by side con Raffo Idex esterno con la sua prema, mentre all'interno invece MRC Drive, attenzione dietro anche a Flaminio che ne approfitta, si mette all'interno, continua la fase di affiancamento con Raffo Idex e Mr. Gallo, addirittura ne approfitta anche Flaminio, Flaminio che si mette dentro all'interno, che recupero da parte di Flaminio, adesso si rimette in top 5 e ora può puntare sul mirino nei confronti di Raffo Idex. Che fase interessante, Alberto intanto si è rimesso sotto il secondo a Emma Felix e ha attivato il DRS adesso. Adesso sì che può attivare il DRS, adesso sì che può pensare a dare fastidio a Emma Felix, al pilota high-tech che adesso sta comandando le danze come ha fatto del resto dai primi giri. Ora Alberto che pensa adesso a come vincere anche qua la Future Race, penultimo giro, dietro anche diciamo situazione un po' più tranquilla, ma occhio alla velocità di Alberto, occhio perché in fondo al dritto arriva a 328 km/h, si mette su un pertugio molto stretto, che staccata, va allo spettevelamento delle gomme, ma che staccata ha tirato Alberto, pazzesco, cattivo, e Emma Felix che alla fine è stato ancora più cattivo in difesa, molto più tenace, molto più prorompente nella difesa. Attenzione Alberto che ci riprova, switchback addirittura a proposta all'interno, prima all'esterno poi all'interno, veramente 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 aggressivi quest'oggi. E adesso mi immagino l'ultimo giro come possa essere, perché Alberto è veramente attaccato, quindi preparate tutto l'occorrente, ultimo giro davvero da paura
da photo finish, quasi oserei dire, da last lap pass. E adesso vediamo che G-Sport non è così lontano, però deve cercare di togliere un decimo in questo settore. Attenzione perché è andato lungo, ma Felix, lungo, ma Felix, i primi tre che sono senza penalità, tutti gli altri hanno almeno una penalità. Attenzione, ma Felix nell'ingresso non è stato così ottimale, l'ingresso allo stadio, mamma mia. Di legge 3 secondi, vabbè, di legge comunque in settima posizione. Ma Felix che adesso va ad iniziare l'ultimo giro. Alberto è sempre lì, è sempre in scia. Sente il risucchio di Ama Felix. E adesso va a sfruttarlo. E adesso va a sfruttarlo Rafoidex, errore, attenzione al retino principale, mentre Alberto va all'attacco e va a prendersi il sorpasso ancora prima della staccata. E Alberto che è andato un pochettino lungo, ora può incrociare Ama Felix. Popperan quasi, quasi sul posteriore del pilota Dams, che alla fine tiene la posizione. Alberto che rimane sempre lì davanti, sbaglia la staccata, sbaglia l'ingresso, calcola male, calibra male i freni. Ma Felix che finisce di traverso invece in curva 6, dietro arriva G-Sport, giottissimo adesso di quella che potrebbe essere una fantastica vittoria. G-Sport che ne ha già vinte, ha già vinto la sprint race, potrebbe andare alla seconda vittoria. E adesso sono i tre attaccati, sono i tre attaccati veramente. Ernesto, io quasi, quasi mi scoppia il cuore adesso vedere questi tre. Adesso c'è l'ultima zona di RS. No! Ema Felix 3 secondi! Ema Felix 3 secondi di penalità che possono essere fondamentali alla fine, con Alberto che potrebbe ringraziare perché G-Sport adesso si ritrova con la vettura di Ema Felix in mezzo, che tenta un ultimo disperato tentativo d'attacco. Alberto che adesso può affrontare l'ultima curva, vincitore della Future Race del Brasile, e adesso vincitore della Future Race del Messico, Alberto che vince proprio qui con G-Sport che non ce la fa, rimane accodato e adesso deve rifarsi in quella che sarà poi la sprint race. Pazzesco il finale. Avevamo pronosticato un finale del genere. L'avevamo pronosticato, ma la penalità di Ama Felix che forse è stata fondamentale nello scrivere, nello stilare la classifica. Quindi alla fine ha perso solo una posizione, fortunatamente per lui. G-Sport sul podio. Sì, esattamente. Esattamente. Ottimo Flaminio quarto, Mr. Crive quinto. Overboss di legge, Rieli Roshi, Danix, Kaiser, Rafoidex, Dr. Long e Brian invece fuori dalla zona punti. Rafoidex, Dr. Long e Brian, sì, fuori dalla zona punti. Penalità di 23 secondi per Brian, veramente questo per segnalare comunque una pista veramente severissima per i tagli. Ritiro invece per Dede e adesso griglia che verrà invertita con Rieli Roshi che partirà da detterà le danze della prima posizione, che comunque non è un vantaggio qui in Messico. Eh no, non è un vantaggio, però preferirei partire primo che ottavo o nono. Forse la posizione ideale è la seconda fila. Dalla seconda fila, più che altro se intendi, se si intende forse la parte gommata, diciamo è la posizione migliore in cui partire, perché comunque sfrutti la scia dei piloti davanti e hai ottime possibilità di passare in testa. Ma questo discorso lo farei per la Formula 1, per le F1. Per le F2 non sono tanto sicuro. Perché... Sì, diciamo che l'effetto scia in Formula 1 è più pesante rispetto alle F2. Esatto, esatto. Quindi abbiamo visto pure prima in partenza. G-Sport era riuscito a tenere la prima posizione fino a che non ha sbagliato la staccata di curva 1. Però su rettilineo era comunque primo. Ci siamo adesso, ultima gara della serata, ma sicuramente una gara, l'ultima gara qui in Messico, ma sicuramente una gara che potrebbe farci ancora emozionare, come ci ha fatto emozionare, come ci hanno fatto emozionare tutte queste tre gare, dalla Future alla Sprint del Brasile fino adesso alla prima gara del Messico. Ora manca l'ultima, una gara che si svolgerà adesso, vediamo un po' su quali distanze, perché adesso non ricordo, perché il 50% essere sempre 14 giri. Sì, sì.
E adesso vanno a impastare gli assetti, vanno a caricare l'ala anteriore, vanno anche comunque a modificare l'ala anteriore nel caso in cui non si fossero trovati con il carico aerodinamico sul davanti, quindi hanno questa possibilità, anzi in realtà sì, hanno questa No, possibilità. possono toccare solo quello e il bilanciamento della Impari. frenata al E il passo, bilanciamento che della gli frenata, assetti sì. sono bloccati, sì. Il Bilanciamento che se non sbaglio puoi modificare o no in corso, perché adesso... bilanciamento della frenata sì, puoi modificare anche durante la gara, quello tranquillamente. E basta, è l'unica modifica che puoi fare mentre stai in pista. Praticamente, perché non puoi selezionare la miscela grassa, non puoi selezionare la miscela magra, non esiste l'ERS, c'è No. solo il DRS. Sì, esattamente, sono Formula 2 che non dispongono della parte, diciamo così, non dispongono delle power unit da Formula 1, di conseguenza sono auto che comunque vengono spinti praticamente dal punto di vista del motore, diciamo, motore... Solo motore a combustione, non c'è la parte Esatto, ibrida. motore combustione. E adesso, secondo giro di formazione in cui è importante mandare in temperatura le gomme, abbiamo visto quest'oggi un po', io direi, l'essenza del sim racing, ovvero i vari combattimenti. Io ho visto sempre tantissima correttezza, questo è stato bellissimo da vedere. Piloti che si lasciano sempre reciprocamente lo spazio, questo è veramente bellissimo da vedere, assolutamente. Tanta correttezza, tanta comunque fame, tanta voglia. Ma alla fine la correttezza ha reso comunque queste gare ancora più belle, ancora più immersive. Anche... Diciamo che si stanno divertendo a battagliare, però rispettandosi, che è la cosa più importante. Esattamente. Non si risparmiano, però sono veramente corretti. Non si risparmiano nel senso che si devono fare una... Attacco, cioè, lo provano ovviamente come farebbe qualsiasi Ovvio. pilota. E effettivamente abbiamo visto anche negli ultimi giri, ci hanno provato in tutti i modi, ma alla fine non abbiamo visto dive bomb del genere, non abbiamo visto particolari dive bomb. Sono veramente contento di questo. Ovviamente la sprint race potrebbe veramente promettere bene anche sotto questo punto di vista, anche un circuito che dispone di una carreggiata molto larga in cui essere affiancati è veramente molto facile. Qui con queste fantastiche auto che veramente hanno tanto potenziale per regalare fantastiche gare, hanno tanto potenziale, ma hanno effettivamente regalato tante bellissime gare. Sia nella realtà, ma anche comunque nel virtuale si vedono sempre veramente tanti combattimenti, tanti colpi di scena, anche auto molto maschi, molto difficili da comandare. Ed effettivamente intanto qua parte la gara, eccoli qui con Riali Rossi. Che dà subito lo scatto, stacca molto bene la frizione e come dicevi, come pronosticavi giustamente bene tu Ernesto, sembra aver dato l'ottimo strappo a tutto il resto del gruppo 3 wide, 4 wide all'ingresso di curva 1 con Di Legge addirittura che cerca l'attacco, intanto c'è un testa coda, attenzione, testa coda Ritiro da Emma con Felix. diverse vetture, non ci crede ma Felix, auto disintegrata Sì, sull'anteriore. E Virtual Safety Car che Vito. interviene in questa fase per... Allora, l'ho visto andare in testa coda con la coda E dell'occhio. poi è Poi è stato stato forse centrato. centrato. Sì, è stato centrato da Sì. qualcuno. Sto vedendo chi ha danni nel frattempo. Deve essere stato centrato da Kaisermatt, che ha l'ala Kaiser ha completamente danni. distrutta. Sì. Credo sia proprio Kaiser che ha preso in pieno Emma Felix. Nowhere to go completamente. Adesso abbiamo Hiroshi che comunque è riuscito a mantenere la leadership salda. Come dicevo prima, hai pronosticato molto bene l'F2 che non hanno un forte effetto scia. Hiroshi, intanto qua, occhio, Overboost! Che grande ripartenza! Si infila all'interno! Ancora prima dello stadio! Ancora prima di quella che era una volta l'inizio della Peraltrada! Hiroshi però difende e tira fuori gli artigli a Mi è difendere venuto la il prima posizione. braccino, ricordando quello che è successo in Brasile, la gara prima che ha preso Drive Thru per la Virtua. Eh sì, è venuto. Esattamente, esattamente, esattamente. E adesso vediamo un po'. Perché sono 14 giri molto intensi. Dottor Long, che
che dietro ad Eddie, sì, adesso le posizioni sono un po', devo dire, classifica come sempre si buga. Attenzione a Mr. Crive all'attacco di Flaminio. Mr. Crive che dispone della traiettoria interna. Ora si ritrovano con i cerchioni, quasi che si toccano. Si toccano quasi anche le pance delle varie Formula 2. Ne approfitta, attenzione, anche addirittura J-Sport, che usufruisce anche della scia di Flaminio, quasi a mettersi all'interno. Ora si interpone, stanno occhio facendo... anche, no, non ci credo, anche stanno Alberto facendo... Sì, stanno facendo il gioco dei primi tre che stanno scappando. Eh sì, esattamente. E veramente anche ripartenza molto calda, lungo, attenzione a Mr. Crive che viene passato da Alberto, occhio anche ad Ed, mentre io direi c'è anche Di Legge vicino a Overboost. Di Legge che sembra dimostrare un po' di passo rispetto a Overboost. Aspettiamo che si resettano i sacchi, perché come al solito è buggato sto gioco. Avete visto Raffo? Ah, Raffo Idex era lì dietro ai box. Ah, ok, ok. Ah, peccato per Raffo Idex. Gran peccato. Di Legge che è vicino a Overboost, sempre lì a studiarselo per bene. Enorme bloccaggio da parte di Overboost. Continua a bloccare, attenzione, perché questo non potrebbe far molto bene alle gomme. Perché poi se arrivi a fine gara con i cerchioni non è molto bello. Quindi bisogna anche saper gestire un po' le mescole. Anche se comunque devi sempre andare molto forte, Di Legge. Veramente ottima la sua staccata. E resiste all'esterno. Resiste, resiste. Oh, si è girato Flaminio. No, Flaminio, testa coda 360 sul Manterboso. E rientra. E rientra. Tutto da rifare per Flaminio. E nel mentre abbiamo Hiroshi, intanto devo dire si è creato un bel solco nei confronti di Legge. Aumenta un secondo il suo vantaggio. Adesso lotta anche un po' per quella che la, per quello che è il DRS per Di Legge. Quindi una lotta molto interessante, perché qua adesso su un secondo, mi sa che non ce lo, non lo prende il DRS, non lo prende. Overboost potrebbe avere la ghiotta occasione di prendersi, di attaccare proprio Di Legge. Infatti giro Legge veloce. Non ce l'ha. Okay, G-Sport sta girando veramente molto forte. Non ce l'ha Di Legge, che viene risucchiato dalla morsa del gruppo. J-Sport intanto, occhio, J-Sport esterno, si riaccoda solamente per farsi vedere. Manovra di disturbo che dovrebbe per cercare di attuare una, diciamo, per cercare di disturbare psicologicamente Overboost. Qua anche la psicologia è molto importante, anche cercare di essere molto freddi e calcolatori. E J-Sport che al momento continua ad aleggiare dietro ad Overboost, cercando di farsi vedere, cercando comunque di sfruttare una gomma che comunque permette molti attacchi, cercare di battere il ferro caldo. E adesso è questo il momento, è questo il momento in cui attenzione, un altro testa coda, altro testa coda di Brian. Testa coda per lui, che porta la bandiera gialla, che poi viene subito rimossa, la yellow flag. Stavo dando un'occhiata alle penalità e ho notato che Alberto ha 5 secondi di penalità per contatto grave con Mr. Crive. Dove sono andato a vedere la soundboard e gli manca la paratia di sinistra dell'ala anteriore. Quello che sarebbe, sì, paratia di sinistra, landboard, esattamente, che manca sulla vettura di Alberto, che con Dalix intanto, occhio alla sua rimonta, settimo alle spalle di Mr. Crive. Alberto che quindi a sto contatto, attenzione, perché l'ala danneggiata qui anche in Messico è veramente pesante da gestire. Sì, si sente tanto nel secondo settore. Diciamo, nel gioco non è tanto riprodotta la situazione, ma che attenzione a Di Legge! Di Legge all'attacco di Hiroshi, si è riavvicinato. E J-Sport in che bello! 2x2 adesso, poker per il primo posto.
i quattro dell'Ave Maria che si giocano il primo posto, e Hiroshi che si è rivisto risucchiato adesso con di legge che ha mangiato tutto quello che doveva mangiare in termini di distacco. Ecco, attiva adesso il DRS. Attiva il DRS, sì, perché comunque anche lì c'è una zona DRS, ma non tanto sfruttata comunque, perché è un allungo abbastanza corto e Hiroshi sbaglia. Però comunque rimane davanti, questo non dovrebbe far rallentare di conseguenza tutto il gruppo. E Alberto ha guadagnato un secondo con le lotte che ci sono state davanti, nonostante sì, la danneggiata. Nel frattempo arriva, eccolo qui, di legge dietro Averbus che non è abbastanza vicino, di legge che è con una velocità, la differenza di velocità è imbarazzante, ha passato Reali Roshi che viene anche ingaggiato da Overboost, 3 wide! 3 wide! È arrivato leggermente a tanto lungo di legge. Sì, di legge che è andato un pochettino lungo, si fa vedere Hiroshi. Mamma mia. E dietro Alberto che comunque nonostante tutto, nonostante tutto si è attaccato. Clamoroso! Sì, Alberto! Sta delle lotte. Sta approfittando delle lotte che stanno rallentando più i piloti davanti di quanto la danneggiata non stia rallentando in questo momento Alberto, che a questo punto comincia a tirare fuori la lingua, l'acquolina in bocca per lui. Purtroppo per lui però ci sono 5 secondi di penalità. Sì, 5 secondi di penalità che comunque influiscono pesantemente sull'andamento del risultato. Mamma mia, Hiroshi ci fa prendere veramente dei grandissimi spaventi. Come faceva prima anche Raffo Idex. Solo che purtroppo Raffo Idex adesso è fuori dalla gara, non è più protagonista di questa gara. Intanto i nostri teleschermi vanno ad inquadrare proprio la lotta tra J-Sport e Overboost. Testa coda intanto da parte anche là dietro di Danix. Finito di fare in testa coda, mentre qui occhio a J-Sport. Free wide che viene proposto da Alberto. Alberto con la danneggiata si infila in mezzo, ma non riesce ad attaccare. Flaminio intanto si è passato Dette sul rettilineo del box. Flaminio che sta cercando la rimonta. Flaminio che sta cercando la rimonta. Reali Roshi che sta cercando anche di riprendere quello che aveva perso nel giro precedente, in quella che è una gara molto animata, una gara veramente frizzante, briosa, arguta oserei dire, e adesso è anche molto gustosa oserei dire, sì, con di legge che sembra forse avere un po' più di superiorità di passo rispetto ai Roshi, almeno apparentemente a occhio, però vediamo se i Roshi forse non riesce a gestire. I primi sei si sono raggruppati e i Roshi non riesce a gestire bene l'S, perché perde sempre un pochino di poi sul dritto sfruttando il DRS. Adesso in questo momento il mio tifo va praticamente a tutti questi ragazzi che veramente stasera ci hanno fatto divertire, che veramente sono tutti lì attaccati. Testa coda di Dede. Testa coda, muso di vento, sì, per Dede. E intanto che c'è Sport su over. Ci prova. Citofona su over. Sfonda Alberto la porta. Passa. Lungo. La tiene. Alberto ha perso tanto. Adesso sì, adesso si sente la differenza di. La differenza di carico aerodinamico che manca sull'anteriore. Ha perso tanto nel tratto dello stadio dove serviva carico. Lì è proprio dove il carico aerodinamico lavora molto bene. Effettivamente, quindi sì. Tanto Flaminio ha sorpassato Danix e continua la sua rimonta. Hiroshi che imposta forse così così l'uscita della S, e J-Sport che l'ha praticamente ripreso, mentre di legge ormai ha fatto ciao ciao con la manina. E Hiroshi profondo, lungo 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 Hiroshi, lungo Hiroshi. J-Sport incrocia,
giri man mano scendono, abbiamo appena passato il giro di boa, adesso siamo al nono giro dei 14 previsti. E Alberto ha ripreso il DRS perché si sono ridato il fastidio. Esattamente, esattamente. Intanto ecco G-Sport che posso mi rush un po' in difficoltà, devo dire, Ernesto, perché vedo, non so se ha usato un po' troppo le gomme, un po' come ha fatto, mi ricordo, Schumacher, Mick Schumacher nella gara in Bahrain, l'ultima gara in Bahrain, che poi l'ha consacrato campione. No, forse non tanto Schumacher, ma era, mi pare, Aylot. Ah, sì, non so, forse credo non si trovi bene con la pista, perché l'ho visto in difficoltà anche in gara 1. Ma anche vedendolo guidare, sembra non sicuro nel tratto dell'S, o perché sta cercando di evitare tagli. I tagli. Ma lo vedo che esce sempre lentissimo. Ecco, adesso invece è andato lunghissimo all'S. È andato lungo, ci è descritto anche bene anche un po' quelle che sono le difficoltà di Hiroshi. Giusto per smentirmi che ho detto che usciva sempre lento, stavolta è uscito fortissimo, lunghissimo. Vabbè, non so se si pronuncia anche Hiroshi, sarebbe forse anche Hiroshi, anche se l'ho sempre, sempre sentito pronunciare Hiroshi. No, no, Hiroshi, comunque, Hiroshi. Comunque è cover boost. Che ora va a sfruttare un momento di difficoltà, va a mangiare la foglia per prendersi, va anche a mangiarsi il terzo posto, a mangiarsi anche quello che è il gradino più basso del podio. Staccata veramente decisa da parte di Overboost, che permette proprio di Roshi di incrociare. E ok, e J-Sport intanto citofona pure a Dilegge. Sì, eccolo lì. Eccolo anche J-Sport. Overboost che, attenzione, si è preso il sorpasso, sì. E dietro c'è anche Alberto, che nonostante il danno all'ala, ora è attaccato, è molto attaccato. Si beve, sì, beviamo poi, beviamo, Drago. Comunque, intanto Drago, allenati anche per Singapore, eh? No, comunque, adesso abbiamo proprio J-Sport che ora sta cominciando a bussare, sta cominciando adesso a far sentire la sua presenza. In Future Race abbiamo visto Alberto vincere, sia in Brasile che in Messico. Che non sia così anche per J-Sport. È uscito molto male. Dilegge che per un attimo sembrava al settimo cielo, sembrava sulla cresta dell'onda, ma J-Sport guasta feste a rompere quello che era un sogno di Dilegge, di rimanere lì davanti e a prendersi così la prima posizione. Di tensione dietro, occhio Alberto all'esterno con l'ala danneggiata, sta portando qualcosa di pazzesco, molto cattivo in difesa. Overboost che sbaglia l'ingresso del terzo richiamo, anzi scusate, del secondo richiamo della chicane. In questo modo Alberto è veramente riuscito a prendersi un sorpasso, devo dire, molto lungo, molto olio su tela, oserei dire. Oh mamma mia, che traverso da parte di Alberto in un rettilineo e tre curve, essenzialmente ha perso due posizioni, che è stato passato prima dai Rossi e poi da Alberto. Sì. Comunque, per la legge dei grandi numeri, tu hai ricordato che Alberto ha vinto sia gara 1 in Brasile che gara 2 gara 1 in Messico. E ti voglio anche ricordare che G-Sport ha fatto la pole sia in Brasile che in Messico. E quindi, secondo la legge dei grandi numeri, si potrebbe ripetere che vinca anche la gara 2 in Messico. E non vogliamo tirargliela però in questo momento. È la legge dei grandi numeri. È la legge che potrebbe, sì, potrebbe consacrare J-Sport anche vincitore di questa gara. Mentre over su Alberto. Over che ha preso anche penalità, quindi adesso se la gioca ad armi pari con Alberto. Anzi, non tanto con armi pari, perché Alberto ha due secondi aggiuntivi rispetto al pilota che in questo momento si è preso il quarto posto
che in questo momento con la sua Art Grand Prix è riuscito a prendersi il quarto posto. Alberto, che però con grande tenacia, con grande ferocia, ha provato il contrattacco. Scuola intanto dietro Mr. Crive. Ho visto due grandi inchiodate da parte di Overbus, che se nel gioco fossero state riprodotte fedelmente gli spiattellamenti, penso che avrebbe forato. Sì, qua diciamo nel gioco se spiattelli, sì, la gomma si consuma, ma non succede come nella realtà, che va praticamente a forare. Oppure una foratura lenta. Io mi ricordo quel mega bloccaggio che fece Rosberg a Sochi nel 2004. Attenzione, Di Leggio ha sbagliato. Di Leggio ha sbagliato. Sembra avere rotto l'endboard. Attenzione, sì, ha rotto. Rottura da parte di Di Leggio. Sul lato sinistro. Sì. Sì, vabbè, tu ricordi Rosberg. Io ricordo Häkkinen al Nürburgring, che per un bloccaggio. Poi aveva delle vibrazioni che lo portarono sul rettino principale, alla staccata, perdere completamente la ruota anteriore destra. Sì, 2005, Raikkonen che era in testa all'ultimo giro, la vibrazione della sospensione, diciamo causata proprio dallo spiattellamento, fece sì che Raikkonen ruppe proprio la sospensione stessa. Sì. La stessa sospensione, esattamente. Un ritiro forse veramente tanto amaro, un ritiro che diciamo non augureresti mai a nessuno, un po' come anche quello che successe ad Häkkinen, Catalunya 2001, sì. Quando si ferma l'ultimo giro. Purtroppo sono cose che sono situazioni molto molto spiacevoli. E intanto ritornando, sì? Parlando di storie, ricordo pure un'altra scena di Häkkinen in lacrime a Monza nel Monza 99, inginocchiato. Lo ricordo sicuramente anche Andrea. Inginocchiato proprio dinanzi alla sua macchina. Purtroppo un'ultima, diciamo, un momento che non vorresti vivere, ma che anche i più duri vivono nel mondo del motorsport, come è successo a Raikkonen, come è successo ad Häkkinen, ovvero i due finlandesi, forse i due finlandesi tre più grandi della storia del motorsport. Intanto J-Sport è nel giro finale, is on final lap, e Alberto attaccato a Hiroshi Alberto, Alberto passa terzo posto. E però ci sono teoricamente sempre secondi aggiuntivi di penalità. Sì, quindi dovrebbe cercare di costruirseli. Sarà molto difficile, molto molto difficile, nel mentre J-Sport adesso va ad affrontare lo Snake, per poi andare ad introdurci anzi nello stadio con il pubblico che sta già festeggiando, con un J-Sport che ha vinto la Sprint Race in Brasile, autore di due pole position sia in Brasile che qui, e adesso sta portando anche la vittoria sul circuito dell'Hermanos Rodriguez. Eccolo qui J-Sport, transita adesso sull'ultima curva, sulla Peraltrada, e J-Sport che vince proprio in Messico, seguito da Di Legge secondo, Alberto terzo. Però arriva Hiroshi che va a soffiare per quanto riguarda il computo delle penalità. Oh, Mr. Crive! Senza penalità, Mr. Crive! Esatto, grande podio! Li beffa entrambi. Li ha beffati così. Se con nonchalance. Grande risultato da parte. Grande pulizia, soprattutto da parte di Mr. Crive, che ha fatto un ottimo lavoro. Qui. Ovviamente l'essere puliti faceva una grande differenza. Mr. Crive è stato pulito. Mr. Crive si è preso il gradino più basso del podio. Sì, è stato bravo. Anche in gara 1. No. Sì, anche in gara 1 era. Dopo la safety car era lì in lotta con. Sì. Per il podio, poi è stato avanzato. Sì, esattamente. E a questo punto.
Finisce così quella che è ovviamente l'azione in pista, sia in Brasile che in Messico. E adesso andiamo a festeggiare il podio, andiamo a gustarci l'ultimo podio, uno dei podi, quelli messicani più belli del circus, devo dire, uno dei più festosi in assoluto. È uno dei più particolari, uno dei più anacronistici, considerando il tipico podio di Formula 1. Ricordiamoci quando Hamilton vinse il titolo nel 2017 e nel 2018. Diciamo, tutti forse si ricordano un po' quella che è stata la festa sul podio per Lewis Hamilton. Anche ecco, se così non io, erano... Diciamo che io non l'ho mai visto i podi in Messico proprio perché vinceva Hamilton. Essendo tutto troppo tardi. Danno 17 punti portati a casa da J-Sport in questa gara di legge 12. Alberto alla fine, se era a pari punti con J-Sport in precedenza, stavolta ha guadagnato, ha perso addirittura 11 punti nei confronti di J-Sport. Con un J-Sport che a sto punto in ottica campionato, diciamo, è lontano dei Rossi. Rossi che adesso oggi è finito quarto in questa gara in totale. Lui, diciamo che però è il leader in assoluto della classifica piloti. Sì, sì. Sì. Diciamo che se le scelte bene le gare, i Rossi. Scherziamo. No, peccato che stasera non c'era Topping per impegni personali. Topping che poteva essere veramente un serio contendente. Un serio contendente. È impegnato per lunedì Topping. Ah, sì, visto che quest'anno c'è lo sport che è in ballo. In ballo. Direi che siamo, credo, alla fine di questa serata. Ma prima di chiudere volevo ricordare soltanto due cose. Uno, l'appuntamento, l'ultimo appuntamento dell'F2, il, se non ricordo mai, il 9 di aprile, chiaramente. No, ci sarà. Non sarà il 9, sarà prima perché c'è stato un errore nei calendari che dovrò comunicare. Ah, ok. Quindi comunque sarà ad aprile tra un mesetto circa in Giappone ed Abu Dhabi. Quindi sarà l'ultima gara. E poi per quanto riguarda chiaramente i campionati, ci torneranno i campionati dopo la pausa, non estiva perché è troppo lunga, dopo la pausa settimanale con Singapore, quindi Sport Pro Master e Prime, precedute domenica sera dal salottino Fit su Twitch, seguiteci per il Mundial eSport di Liga Online F1, quindi dalle 23, quindi dopo le 23 collegatevi e seguite la gara con noi. Ecco, visto che da domenica andremo tutti in zona rossa, o la maggior parte, quindi non avete niente da fare, seguiteci. A maggior ragione, tanto non potete andare da nessuna parte, quindi state a casa. Non potete andare al lavoro, non potete andare a scuola, non potete... quindi seguiteci. Esatto. Esattamente. A questo punto sì, un saluto dalla cabina di commento, sì, da Marco Bruno. Da Ernesto Coppola ed Andrea Badorato, grazie a tutti.